al testo. Ma qui c'è anche, fra le varie cose, questo è citato da Bianconi, c'è Muzio Manfredi che scrive: voi altri musici cercate parole, poesie da far loro il canto, cioè brevi e più di parole che di concetti, e più di parole delicate, quasi vane che nobili ed espressive. Bisogna creare dei testi che funzionino. Se non si riesce, cioè, in ogni caso, i musicisti o chi per loro interviene sui testi per ottenere qualcosa di simile, con cose piuttosto complicate. Di nuovo, qualche esempio minimo. Questo è un Guarini e poi un Croce. Si vede il cursore? Sì. Sì. E il chiedo non ha nessuna importanza. In Van Piango, invece, di a gran ragione, uno intuisce come mai possa essere stato messo in musica, ovviamente, dall'altra parte, per poter intensificare in modo diverso il verso. E ci sarebbero infinite cose così, che ogni tanto creano cose tipo questa. Questo è Caetano Scipione, poi Antonio il verso. E tu che in loro sei impressa, che evidentemente non diventa tu l'ardente impresa su cui si può fare. Il problema è che è una tessera geniale perché mantiene il resto, funziona ancora, anche se si cambia in questo modo. Solo che salta la rima. Non so chi sia stato qua, ma impresa non fa più rima con stessa. E Antonio il verso credo sia Assomiglia. meridionale, no? È Sì, siciliano. Quindi dovrebbe avere le doppie in teoria. Chissà cosa è successo qua. No, sì, le ha ovviamente. Ma non so cosa sia successo, però ci sono spesso casi del genere in cui si vede che il tipo di modifica ben difficilmente è autoriale, perché un poeta il lato d'arte. del poeta, no, io ho fatto la rima qua, non si pone i materiali per la rima imperfetta. E ci sarebbero anche più di qualche caso del genere, ma poi anche cose minori. Qui quando questo sarebbe molto complicato il modo in cui viene ripreso questo madrigale, però quando si vede apparire dissolva, lega e avviva, uno pensa, ecco, ho capito a cosa serve. Anche questa c'è in voi, questa identificazione. Questo è tuo. Ah, ecco, grazie. Diciamo, è molto più lungo però, perché vengono Sì, pezzi in rosso, sarebbe no. complicato da seguire. No, Però mi quel sembrava dissolve, complicato riuscire, essere riuscito a farlo. Va dissolve, bene. lega e avviva, invece spesso che fare la maschile, uno capisce cosa serve, il tipo di madrigalismo che permetterà di ottenere. Però di nuovo, siamo al di fuori della lingua, qui stiamo lavorando solo sulla musica e stiamo modificando la lingua in funzione di quello. E questo non è una cosa da poco. Oppure anche cose minime, questo credo sia l'ultimo tuo, poi un paio di miei. Questo è un'ottava della Madigi di Bernardo Tasso. Alla fine dice che un'angela del ciel mi dà la morte, e lui toglie il nome Angela, trovo, o chi per lui, e mette: un'angioletta mi dà vita e morte. L'hai segnato anche tu nel tuo file, ha creato il solito simbolo finale che permette di fare un bel madrigalismo a conclusione. Madonna, testo però, perché non c'è vita e morte nell'originale, c'è solo una che uccide, cioè non. A Bernardo Tasso avrebbe detto: ma l'hai usato per far musica, però io volevo dire un'altra cosa. E anche qui è difficile seguire molti casi specifici, in alcuni casi è netto. E un'altra cosa complicatissima che succede, che di nuovo è ad esempio qui. Ah no, questo è un altro caso molto banale. Il madrigale originale finiva or in oro legato in rete, e poi c'era: e se più ricovrar potrassi un core che in due reti, un due lastri avvolge, avvolge amore. Che il madrigalista aveva detto: no, questo no, io finisco con quella precedente, potrebbe essere stata come ipotesi. Con Luigi Grotto diceva: no, ma questo è il gioco finale della poesia. Comunque, un'altra cosa, qui ad esempio, questo è un marino. Quella dall'altra parte è una canzonetta, una voce sola, quindi rende semplice mostrare questo tipo di cosa, che nei madrigali a più voce è ancora più complicato. In pratica, la principale variante è: non vo' senza il tuo bacio uscire di vita, che diventa un bacio solo mi può tornare in vita. E uno penserebbe: a cosa serve questa variante? Se uno trascrive le ripetizioni, in quell'estrema medura partita, un bacio solo mi può tornare in vita, e serve a mettere in funzione espressiva un bacio. E qui, se uno non trascrive le ripetizioni, non ci arriva. Cioè, però come si fa a trascrivere le ripetizioni? È assurdo. Però alcune scelte del musicista, di chi per lui, per il solito, non più può essere del musicista, sono dovute a qualcosa che non appare neanche nella trascrizione del testo, perché vive solo all'interno della musica. Qui una voce sola si capisce, queste sono più voci, bisognerebbe capire cosa deve fare. E di nuovo ci si perde completamente. E poi,
Poi ci sarebbero altre cosette minori. Quando il mio vero dolore diventa il mio chiuso dolore, mi sarebbe da guardare, forse voleva fare qualcosa, forse no, io non so, non riesco poi a leggere bene, non riesco a leggere molto bene le mani, quindi dovrei. Però anche sulle singole varianti uno dovrebbe capire, ma oltretutto se uno scopre che chiuso corrisponde a una struttura musicale, è il musicista che si è trovato chiuso e quindi l'ha fatto in quel modo, oppure l'ha fatto in quel modo perché voleva metterci la struttura musicale, l'interferenza micidiale. Ma poi invece cose divertenti che si possono trovare col rapping. Questo è un madrigamma, un madrigale di Guarini che è stato musicato nell'89 da Soriano con un testo più o meno corrispondente al testo originale. Nel 92 lo stesso Soriano musica questo, che è il contrario, una specie di nuovo di controcanto, di ribaltamento, in cui dolcissima parola diventa la sciveria parola. Vengono introdotti ossimori quando le prime sue dolcezze, quando l'immonde sue dolcezze stilla, un tenero cuore, un incauto cuore, e via così, che è una sorta di risposta e rovesciamento musicate dalla stessa persona. Inizio uguale, vedete, ahimè l'antica fama che era sopita, e poi comincia a cambiare la musica di nuovo in un modo, sarebbe da vedere tutto quello che fa. Però è qui che è stato. Qui ci vuole uno che si intenda di poesia per farlo, però è stato l'autore, è stato lo stesso, io non so nulla di questo Soriano, come sappia, se conoscesse un po' di poesia, però di nuovo, problemi filologici micidiali, situazioni, questa di nuovo, altrimenti senza il confronto versioni uno come fa a trovare una cosa del genere. E comunque appunto il filologo è spiazzato. In generale, però, l'ultimo volume che mi avevi consigliato di vedere, cioè il Gareggiamento poetico del confuso accademico ordito 1611, l'ho trovato, non ho visto tutto, ho visto ampi pezzi, è abbastanza stabile. Cioè, se si guardano i testi musicati e i testi originali, questi sono i testi originali, diciamo, poi, non si prendono più tante libertà, ma la sensazione che alla fine ho avuto io è che più che altro i poeti hanno imparato cosa vogliono i musicisti. Questi sono proprio i madrigali dell'ultimo periodo, giocati su poche, su po cito sempre Bianconi, riduzione e normalizzazione tematico-stilistica, tendenzialmente solo amorosi e concettosi, e poi ci sarebbero altre, ritrovato, anche se ho ritrovato, ho fatto un bello studio su queste cose, spariscono i quasi, immagini più stringenti, stilizzazione in chiave musicale del linguaggio lirico tradizionale. Lo stesso Guarini opera in tal modo, lo si vede, giochi di antitesi. Di nuovo Bianconi, ma stavolta in audio, bisogno di un referente esplicito, quindi introduzione di cose che permettano i madrigalismi. Alleggerimento generale, antitesi contrastive, questo di nuovo ritrovato, composizioni chiastiche, eccetera. Ora, questo dal punto di vista di un letterato è esterno alla lingua, cioè nel senso i testi sono diventati qualcosa al servizio della musica e non era iniziata così quando è partito tutto questo. E a me che ho lavorato su queste cose appunto dai due estremi ha fatto molta impressione vedere appunto, di nuovo Stefano Lavia ricostruisce bene, Stigliani quando parla della superiorità dello stile recitativo e finalmente ci liberiamo da tutti questi madrigalismi, c'è una certa forma di impazienza, vogliono che succeda qualcosa del genere, Galilei poi ne parla, stanno ricominciando da capo, rimettiamo al centro la parola, il recitar cantando. E la prima parte del melodramma è effettivamente fatta così, perché i primi libretti sono decasillabi e settonari su rime piane, qualche coro di ottonari, se proprio qualche sdruccio in serie, ma solo i personaggi particolari. Insomma, funziona. E anche Chiabrera per musica è tutto così, è iper tradizionale. E la cosa però cambia a una velocità estrema, di questo mi sono occupato, nel giro di pochi decenni, anche con l'apparire di un vero pubblico per i melodrammi, non più una cosa ristretta, cominciano ad apparire tutto un altro tipo di cose. I metri chiabreriani di cui dicevamo. Faccio un solo minimo esempio, nel 23, 1623, quando in teoria è ancora in corso tutta questa cosa anche del melodramma, escono i discorsi sulle ragioni del numero del verso italiano di Ludovico Zuccolo,
che è un letterato, e a un certo punto si mette a parlare di questi versetti brevi, queste robe, questa nuova musica degli ultimi 10-20 anni che mette tutto. E poi ci sono anche di mezzo le rime tronche, no? C'è gente che fa la rima mor cuore, eccetera. Anche il corago alla fine è possibilista, ma invece Zuccolo è molto duro e dice: così, mentre si adatta non la musica ai versi, ma questi si accomodano a quella contro ogni dovere, viene la poesia perduta ogni modestia, ogni decoro, quasi a trasmutarsi da pudica donzella in meretrice lasciva. Lo prende proprio male. Ma fa impressione la velocità con cui è successo, perché tutto questo è partito con recitar cantando e con finalmente un'altra volta riusciamo a creare qualcosa di autonomo. Cioè, come, anche così come considerazione leggera alla fine, l'impressione che mi sono fatto, cioè tutto un processo, diciamo, che porta il poeta a diventare un madrigalista, diciamo, alla fine. Cioè qualcuno che scrive delle cose che non funzionano in sé, devono funzionare per il musicista, che porta dopo il poeta a diventare un librettista, che è una sorta di declassamento che accade, secondo me, un po' comunque, insomma, dopo un po' è molto evidente. E lasciamo perdere cosa è successo adesso. Adesso ci sono i parolieri, che addirittura sono quelli che mettono le parole su una musica già fatta, cosa che prima non si faceva mai. In pratica, come dire, se la poesia cerca l'aiuto della musica, si ottengono delle cose meravigliose, però in qualche modo alla fine è sempre una tappa. Cioè, se si lascia andare un po' troppo questa cosa, la poesia si ritrova al servizio di quella che dovrebbe essere la sua gemella minore, diciamo, in senso lato. E è stato un po' frettoloso in certe cose, ma spero appunto di non avervi annoiato. Grazie. Allora, ringrazio Luca Giuliani per aver introdotto questa altra prospettiva di lettura in questo repertorio, appunto dal punto di vista del... C'è Von Drix che ci vuole dire qualcosa. Forse un Battimani. Sì, sì. Ah sì, un no. Battimani, sì, grazie. Grazie. E quindi diciamo, allarga appunto lo spettro di lettura di questo repertorio, e introducendo appunto alcuni elementi di riflessione importanti sulle ragioni che hanno portato a introdurre queste varianti o questi interventi, e quali sono le ragioni sottese a questi interventi. Quesiti da porre al nostro... Prego. Io mi sono molto divertito con le parole di Zuliani, perché ovviamente tocca un punto nevralgico. E mi fa piacere il suo stupore di fronte al fatto che un madrigale, un sonetto messo in musica, bisogna ricostruirlo come se fosse un mosaico dalle 5 voci o quante sono. E questo implica un mutamento estetico radicale. È la differenza di fondo tra un'arte e la poesia che si sviluppa secondo una stringa unilineare, e un'arte, la musica, che nel momento in cui diventa polifonica si sviluppa in un sistema. E questo muta veramente l'approccio. Allora noi dobbiamo immaginare che i 5 cantori, dilettanti probabilmente, dilettanti capaci, dilettanti come li immagina il Castiglione, che leggono un madrigale a 5 voci per loro diporto, per loro sollazzo, traggano un divertimento e un arricchimento nel vedere come i pezzi di quel mosaico si ricompongono. All'altro opposto è chiarissimo, ed è, come dire, fatto sconvolgente dentro la vita di un uomo come Monteverdi, è chiarissimo che il passaggio dal madrigale all'opera in musica, alla cantata, è un rivolgimento catastrofico. È l'abolizione di un sistema ricco, opulento, per passare ad un sistema rudimentale, elementare, dove però questi giochi non funzionano più,
e importa portare la parola immediatamente alla percezione di chi ascolta. Differenza di fondo è una musica fatta per chi la legge e la esegue, è una musica fatta per chi la ascolta. Questa è la immensa rivoluzione che accade intorno al 1600. C'è una bellissima immagine che ho trovato in un libro di Marco Capriotti sulla poesia improvvisativa e tocca un aspetto che ci riguarda in quanto studiosi. L'opposizione tra il giudizio analitico dell'occhio e il giudizio sintetico dell'orecchio. Se io ho davanti a me un sonetto del Petrarca, un brano di poesia di chi che sia, ho tutto il testo davanti a me. E il mio occhio è il tramite rispetto alla mia mente per coglierlo nei suoi particolari e per coglierlo nell'insieme. Se io ascolto quel sonetto cantato da cinque cantori, oppure se è una monodia da un solo cantante con il basso continuo, non ce l'ho davanti tutto. Me lo devo ricostituire e come lo ricostituisco? Lo ricostituisco attraverso l'orecchio. E il giudizio sintetico dell'orecchio è profondamente diverso dal giudizio analitico dell'occhio. Questo credo che sia un punto che nel nostro lavoro di critici, oltre che di storici, dobbiamo tenere presente, perché l'approccio è profondamente diverso. Non incompatibile, ovviamente, ma diverso. Grazie mille. Sono assolutamente d'accordo. Comunque, Che cosa gli esempi sono eloquenti, dei insomma. madrigali che non hanno pubblico? Da quello che mi è capitato di vedere qualche volta, anche semplicemente il fatto che i madrigali siano fatti da persone intorno a un tavolo, comunque vicino a te, Sì, nello sì, stesso, lo cambia completamente rispetto al sì. concetto Nel di. 600 li chiamano madrigali da tavolino. Esiste ancora questa. Una produzione modesta di madrigali nel corso del 600, ma nel 600 vengono chiamati madrigali da tavolino Perché sono? perché li si canta attorno ad un tavolo. E addirittura ci sono delle partiture, ce n'è degli, insomma, delle edizioni musicali, ce n'è qualcuna esposta al Museo della Musica, in cui le quattro parti di una canzone in quattro parti sono stampate a gambe all'aria, sopra, sotto, In destra, modo sinistra, in maniera potente. che leggendo da un solo libro li si possa cantare insieme. È chiaro che è tutto diverso dal rapporto che c'è in una cantata. E l'Angioletta di Monteverdi è già in quella fase lì, nettamente, Si quindi vede. non può alterare il testo, non può manipolarlo così tanto. Grazie. Comunque, è esattamente il fronte che ci interessa. Altri interventi? Anche da chi è collegato, se desidera intervenire lo può fare. Altrimenti procediamo con la relazione successiva e tocca appunto a Philippe von Drix. Ci sei Philippe? Eccolo. Perfetto, grazie. Allora, Philippe von Drix è direttore di ricerca al CNRS. Nella sua attività di ricerca, svolta prevalentemente presso il Centre d'Études Supérieures de la Renaissance di Tours, del quale è stato direttore dal 2007 al 2016, e si è occupato di storia della musica e teoria musicale del Rinascimento al XVIII secolo. Dal 2016 al 2020 ha ricoperto anche l'incarico di rettore dell'Università di Tours, ed è in questo contesto, nella versione di oggi, il direttore del programma ReCherCar, che negli ultimi 30 anni ha realizzato numerosi archivi digitali. Quindi con la relazione di Filippo apriamo questo altro versante degli archivi digitali musicali. Prego Filippo. Aspetta, devo rifare una cosa, partaggiare il mio. Ah no, aspetta, potete fare le diapositive voi? Ce l'abbiamo? Sì, Sì, arriviamo. sì, sì. Perché è meglio che se lo faccio c'è un piccolo regalino. Sì, Io va bene. grazie. Ti ho mandato a posto perché sennò può essere complicato con
sia una cosa che non ha funzionato di quanto. Sì, scusa, certo. Vendrito, che fai? Ecco, si aspetta che... Grazie, però farò il segno giusto per cambiare le diapositive. Okay, grazie. Okay. Buonasera a tutti e ringrazio Angelo di invitarmi a questo convegno. Io partecipo in breve, brevemente, come questo pomeriggio, perché sono impegnato con dell'insegnamento e mi dispiace molto di non partecipare al tavolo rotonda che seguirà oggi. E come l'ha detto Angelo, ricercare una storia di 30 anni, 30 anni durante le quali abbiamo fatto delle database, abbiamo fatto dei progetti, delle edizioni, abbiamo un po' toccato a tutti i modi di esprimere la musicologia. E sulla diapositiva la prossima, fra i progetti che abbiamo cominciato negli anni 1994-95, era un catalogo della canzone francese del 500. L'idea era di non occuparsi della tradizione del 400 francese, piuttosto di quella stampata, soprattutto stampata, del 500, e l'abbiamo pensato in un certo modo. Anche quando lo vedete là, non vedete la prima fase, anche come il catalogo del Madrigal, la prima fase, che vuol dire che sono queste file on paper, sulle quali era scritto a mano tutte le cose, tutte le informazioni. Di fronte da voi avete già un'immagine di una trasformazione, di una trasformazione, di una trasformazione, di una database che esistava in materia, di maniera solo materiale. E questo catalogo è un esempio che mi dà l'opportunità di far capire come attraverso un esperimento su un corpus abbastanza numeroso, su un corpus abbiamo sviluppato delle reazioni e come lo progettiamo queste date al di là del presente, come progettare questo catalogo, l'idea di catalogare le fonti musicali, le genre musicali, come progettare questo lavoro al di là della realtà e delle limite delle tools che possiamo usare. Sulla diapositiva prossima, nel catalogo è un'idea semplice, non possiamo, abbiamo scelto il titolo, la fonte, al minimo la fonte, con un riferimento chiaro a tutti i cataloghi che conosciamo, tra il Prisme, il catalogo di Bayerbone, il catalogo di Giulio qua e là, niente di più. L'idea non era di concentrarsi sulla presenza di un'opera in una fonte, e anche di lavorare sulle fonti, perché lavorare sulle fonti esiste già con il Dayam, esiste già con il Risma, e non volevamo confrontarsi a quel livello. So, l'idea era semplicemente un titolo di una canzone, un compositore e la localizzazione dove abbiamo identificato questo pezzo musicale. È un po' come una piattaforma, come Spotify oggi. Basta avere il nome di una canzone, il titolo di una canzone, il nome di un cantore, e suffisce a trovare la cosa, anche se le metadata sono diverse su Spotify che sul catalogo musicologico. Quando, forse la diapositiva prossima, quando abbiamo l'informazione, se abbiamo la possibilità di dare più dettagli sulle fonti, le diverse fonti, le diamo, ma non facciamo niente altro che limitarsi al titolo, al compositore e a un certo punto all'incipit. L'incipit musicale, in quel caso, quattro voci, una canzone a quattro voci tipica del 500 francese, e abbiamo usato all'epoca il corpus mensurabilis electronicum che aveva creato Teodoro Dumitrescu e che funzionava molto bene per andare veloce, per scrivere velocemente tutti gli incipit, perché scrivere incipit di quasi 10.000 canzoni, prende un po' di tempo, come immaginate. Allora, si c'era un sistema complesso di calcolo di meno 1, plus 2, eccetera, eccetera, diviene più difficile per verificare se le date sono corrette e anche per
scrivere le date stesse. Abbiamo usato questo sistema che sulla diapositiva prossima si vede esiste di un modo, lo possiamo leggere ogni XML file, ma non di più. È impossibile di usare le date del corpus mensuabilis electronicum per trasferirle oggi nel linguaggio che usiamo quasi tutti, che è il Music and Coding Initiative. C'è ancora delle difficoltà di linguaggio, di traduzione tra un sistema e l'altro. Ma eravamo là. È un catalogo sulla positiva di FS seguente, per cortesia. Eravamo là e abbiamo deciso 5-6 anni fa di ripensare tutto. Di ripensare tutto per pensare a cosa, quali sono gli elementi essenziali che vogliamo dare alla comunità dei ricercatori. Di una parte, come ho detto prima, l'opera musicale, singola, non l'opera come volume, come fonti, l'opera, le nomi delle persone, dei creatori che sono attorno all'opera e evidentemente un riferimento alle fonti dove abbiamo trovato questa informazione. Diapositive prossima. Grazie. Avevamo accumulato tanti progetti. Qua c'è un esempio dei progetti che avevamo. Avevamo una cosa sul corpus dei luthisti francesi, avevamo tutta l'opera di Carlo Gesualdo della Rosa, avevamo una prosopografia dei cantori e dei cantori europei del 400 e del 500, più di 5.000 nomi. Avevamo un progetto sulla musica nel Rinascimento in Croazia, in Picardia. Vuol dire, era un po' l'immagine della vita di un centro di ricerca per 20 anni. È l'unico modo di trovare un fil continui fra tutti questi progetti era di andare sull'opera e il creatore dell'opera. Prossima diapositiva. E abbiamo creato attraverso i progetti di ricerca delle liste, delle date organizzate per opere che si parla in quel progetto, le nomi delle persone sulle quali parliamo di quel progetto e alcune volte le fonti che sono legate. E qua, per esempio, se andiamo sul progetto la musica in Picardia nel 400-500, abbiamo una lista di opere alla lettera M, e ho messo la lettera M perché si verrà a un certo punto un riferimento alla missa Jésus Désirité che è là sulla lista e sulla quale parleremo un po' dopo. Ma l'idea era semplice di apparenza, per dire opera, creatore e alcune fonti. Prossima diapositiva. Se voi cercate nelle opere, voi potete cercare nel tutto il catalogo delle opere dei progetti, e finora abbiamo già messo più o meno 600 opere di musica nel catalogo e siamo a 4.000 da mettere dentro alla fine. Le abbiamo quasi tutte, il problema è una questione di adattazione. La cosa utile è che voi potete cercare più precisamente se il risultato per le opere del tutto il website è legato a un progetto su Duchemin, una casa editrice francese nel 500, sulla Picardie, sulla Portage en France. Abbiamo tutto mescolato, ma tutto potrebbe essere identificato attraverso i progetti. L'idea di non dimenticare i progetti ha un'utilità, e che non venite da noi per cercare delle cose sulla musica tedesca dalla seconda metà del 500. Non avevamo mai fatto un progetto su quello e non possiamo metterle, ma la possibilità, abbiamo pensato la database per includere ogni progetto che arriverà nella database, se qualcuno vuol dare un progetto suo. Prossima diapositiva, per cortesia. Eccola. La prossima diapositiva. Grazie. Sì, la stessa cosa vale per le fonti. Se voi volete avere le fonti, voi potete avere le fonti attraverso i progetti Picardie Musical Heritage, Chemin Project, eccetera, eccetera. Avete un nome più o meno breve della fonte musicale, non siamo il RISM, e basta fare un legame fra
le database che esistono nel mondo, piuttosto che ricreare sempre tante cose. Prossima diapositiva, quella non c'è una difficoltà. Voi potete cercare quello che diviene interessante, potete cercare un'opera attraverso il suo titolo, semplicemente. Ma avete la scelta anche di fare una ricerca molto più precisa, guardando il numero di voci, il genere. Finora abbiamo solo delle chanson, delle madrigali, delle motte, delle messe, ma potrebbe essere altre cose. Avete anche delle pubblicazioni sulle parti strumentali, quanto esistono, sul tipo di voce, eccetera, eccetera. E quello ci dà una possibilità di fare una ricerca ovvero globale, ovvero specifica, anche con degli elementi musicali che non sono troppo complicati da indicare. Prossima diapositiva. Voi potete fare la stessa cosa con i nomi delle persone, come l'ho detto all'inizio, sempre ricordarsi opera, persone, creatore. E su creatore potete fare una ricerca tipo protopagrafica, vuol dire che se voi volete sapere, che trovare tutti i musicisti di cattedrale lavorando nel 400, nel 500, fra i 5600 nomi che abbiamo finora, si può fare, si potrà fare fra poco. E quello dà anche un'idea del campo di ricerca che potete fare con la nostra risorsa, che non è tutto, ma almeno avete già una scelta abbastanza utile per tutti che lavorano sulla storia sociale della musica, per esempio, ovvero sulla storia di un territorio musicale. Prossima diapositiva. Se voi cercate una chanson, Je suis déshérité, che era nel catalogo della chanson, che si ritroverà in un progetto in Picardia, si trova nella chanson, nel catalogo della chanson. Finora si trova nel catalogo della chanson, è una chanson abbastanza conosciuta. Abbiamo ripreso il modulo di Incipit fatto sul Corpus Mensurabilis Electronicum, e grazie al sistema di Verovio, perché Verovio funziona con il Corpus Mensurabilis Electronicum, voi potete avere una visione dell'incipit in partizione moderna, in modo leggibile. Ma la cosa interessante su questa canzone, che fa parte del catalogo della chanson française, è quando andate su le derivative. Derivative vuol dire che quell'opera ha un legame con un'altra opera, e questo legame è abbastanza importante, soprattutto nella tradizione del 400. Voi potete trovare, al di là del nome del compositore, del riferimento a altre persone, se è il caso, e se c'è un dettaglio su Lupus Helling, su Pierre Cardese, si può sempre trovare, ma ricordarsi l'idea delle derivative. Prossima diapositiva. Tra le derivative che era menzionato, c'è la missa sui déshérités. E quello è il caso della missa dei déshérités, come lo vedete nella rubrica Projet, fa parte del Picardi, del progetto in Picardia. Non siamo più nella canzone francese, perché ovviamente una missa non è una canzone. E a partire dalla canzone francese pubblicata a Parigi a metà del 400, del 500, voi potete trovare una missa pubblicata in Picardia. Si comincia a fare, se voi cercate quello, un legame fra un'opera di musica pubblicata in Parigi e una missa composta da qualcuno in Picardia. E su quello si può vedere che la missa è completa con le cinque parti, e che le parti si trovano in differenti modulo, in MI, in PDF e in Sibelius. Possiamo andare sulla diapositiva prossima. Questa missa è composta da Nicolas de Marle, e su Nicolas de Marle si può fare un clic e trovate questa rubrica che dà degli elementi topografia. Si sa che lui era un choirmaster, che era un compositore, che era anche un strumentalista, che era un maestro di choir boys, che ha scritto tre misse che noi abbiamo, non è sul catalogo, e abbiamo alcuni eventi specifici che appariscono a destra, se voi volete sapere che cosa succede quest'anno, quell'anno, in quale parte del paese, eccetera, eccetera. È una topografia tradizionale, ma almeno è legato, questa è l'idea,
c'è un legame tra l'informazione sulla vita della persona e l'opera che abbiamo visto prima. Prossima diapositiva. Si può andare anche sulle fonti, perché come ho detto abbiamo alcune informazioni sulle fonti, e come l'ha scritto che un pezzo stampato da Piratino, si può andare sulla biografia, la data su Pierre Ateneo, e si trova alcune informazioni su Pierre Ateneo, che non abbiamo bisogno, non creiamo niente di nuovo là, ma si trova tutti i legami per andare sulle associated sources, per andare a tutte le altre source sulle quali abbiamo già visto per creare le nostre data sulle opere e sulle persone. Prossima diapositiva. E quello, la missa, la chanson sur le désiré, fa parte delle 30 chansons musicales di Pierre Ateneo, che abbiamo visto appena l'affiche, e che si può anche fare il legame tra il volume delle 30 chansons musicales, vedere che ha delle conseguenze non solo sul catalogo della sua famosa del 500, ma anche sulla Picardia. Così si vede un po' meno e si può trovare anche delle altre zone se cerchiamo. Ok, possiamo passare. La Missa dei Fidi Verite, stesso caso, e là abbiamo il full title, abbiamo tutte le fonti, e anche quando si può il link per trovare le fonti direttamente nelle biblioteche, nelle quali biblioteche che hanno le fonti che contengono la Missa Gesù di Verite di Nicola de Mal. Prossima diapositiva. Allora, quando andate sulla fiche Missa Gesù di Verite, quello che ha fatto creato molto impegno, abbiamo l'edizione, perché era fatta al centro per studiare la Missa Picardia, avevamo l'edizione. Il problema maggiore delle cataloghe, delle opere, delle genere musicali, è che abbiamo dei problemi di visualizzazione delle date, e abbiamo bisogno di confrontare le date, e qua la data la più elementare per noi sarebbe la partition, e la mise, la partition moderna che si può leggere. Che si può leggere, e a sinistra si può anche suonare, si può fare alcune modificazioni come si vuole, perché è un file Sibelius che si può toccare come si vuole. E a destra c'è lo file MBI che permette di capire che cosa abbiamo messo come informazione specifiche, che forse alcune volte non appariscono sulla visualizzazione della partizione, ma che sono importante in termini di metadata, e anche un modo di scrivere chi ha fatto che cosa precisamente, dove si trova nella fonte, tutti i metadata che possiamo aggiungere quando facciamo un'edizione critica della musica, e quello che può servire anche per tutto il Gesualdo che avevamo già edito nella stessa maniera. Prossima diapositiva. Si può trovare anche, si può fare una visualizzazione non solo anche di tutti gli apparizioni di Critiche Berichte, che normalmente è un po' complicato da leggere, si trova alla fine del volume, poi c'è tutto questo, e qua grazie ai colori, grazie agli elementi che possiamo mettere nelle MI, che si può vedere in rosso sulla partizione, sulla visualizzazione moderna, si può confrontare dove sono le fonti sulle che abbiamo usato per fare quella edizione, e quali sono le varianti che abbiamo trovato, e incluso delle varianti che si può dare un significato ovvio grazie a per esempio la variante di notte in rosso, si vede a destra, e si vede chiaramente, si può anche fare delle sostituzioni quando si usa agilmente delle MI, ma vuol dire tutte le informazioni è data e visualizzata su una pagina sola. E prossima diapositiva. Ma è certo che alcune colleghi non sono d'accordo con una lezione, non abbiamo visto tutte le fonti, si può aggiungere delle annotazioni. E quello che era un lavoro un po' complicato, che permette a tutti che lo vuole di aggiungere, quando è verificato dal webmaster, e aggiungere un'annotazione come le avete visto nella colonna di destra della diapositiva prima, e
voi avete trovato una forte che cambia una cosa di durazione, un'inventazione, un pitch per un'altra cosa, e voi le, voi date un'esplicazione, potete mettere anche un esempio musicale preciso, si può mettere tutto e rende questo, si, si vede nell'edizione, come l'avete visto sulla diapositiva precedente, e si può leggere chi ha fatto che cosa precisamente, chi ha fatto una migliorazione, chi ha imbricato in termini di fonti, in termini di lettura filologica, le opere di musica che abbiamo visto. E penso che quello era l'ultima diapositiva che volevo far vedere. Sì, sì, grazie, grazie della, della proiezione. È un po' complicato a distanza, senza toccare in italiano nel mio ufficio qua in Belgio, di parlare di quello. Finora abbiamo già, come l'avete visto, più di 500 pezzi musicali, più di 1300 nomi di persone, delle fonti musicali, quello è sicuro. E fra poco metteremo in, online tutte le canzoni francesi, che vuol dire 9000 opere musicali, ovviamente, e quello è più automatico. Abbiamo fatto delle cose molto complicate con una missa, per vedere il legame tra una missa e la sua, la, la, la sua canzone originale, e possiamo mettere tutto conservando l'idea originale del, della, della scoperta delle date, vuol dire per esempio un progetto sulla canzone, un progetto sulla Picardia, e permettendo di scoprire nuovi elementi legando tutte le date che abbiamo accumulato dopo 30 anni. Di recente ho ricevuto di un collega, un vecchio, un anziano collega americano, un catalogo di tutti i mottetti mariali del 500, che c'è, ci sono quattro tipi, salve original, maredetto, rismatero, eccetera, eccetera, ce ne sono 500 più o meno, con dettagli perfetti, e si può trasferire questa database fatta da un collega su Word negli anni 2000 in un database visibile che si aggiunge alla nostra database. Non abbiamo più bisogno di mettere qualche cosa di più, si, si parla di Scotto perché avevamo già le cose su Scotto, si, si aggiunge solo le date supplementari, e allo stesso tempo si può rivedere tutto attraverso la finestra del progetto sui modelli mariali del 500 che venerà. E devo dire, se per concludere, non parlare troppo lungo, so bene, immagino bene che cosa avete detto stamattina sulla difficoltà. Siamo fortunati a tutti di aver potuto lavorare per 30 anni con delle finanze, con delle, dell'aiuto dello Stato abbastanza importante per fare tutto questo e mantenere questa dinamica di ricerca. La difficoltà è per vero che le sistemi di esportazione, Angelo tu lo sai meglio di noi, che le sistemi cambiano, e quando un sistema cambia alcune volte si ritroviamo in, in una difficoltà non solo tecnica ma anche finanziaria, perché come trovare le persone giuste per fare il trasferimento. E su questo c'è un, una necessità di parlare un po' come il RISM e come il RILM e come il RITIM hanno fatto delle cose in concordanza in certa epoca. Noi dobbiamo forse pensare, perché diciamo esattamente le stesse cose, non parliamo di creatore, non parliamo di opera musicale, non parliamo di fonte musicale, e quando c'è della bibliografia c'è già il RILM da collegare con noi, eccetera eccetera. Vuol dire che se a un certo punto abbiamo bisogno di una riflessione fra quelle che hanno creato queste grandi database, grande vuol dire nel senso di quantità di date, queste database, e trovare un accordo, perché per immaginare che a un certo punto si può essere letto attraverso la stessa una finestra unica, ma a diversi progetti che sono portato delle, delle università europee. E quello su queste ultime parole di un RISM, RIM, RITIM, RILM, non lo so come si chiamerà, ma che, la speranza di creare questo tipo di nuova dinamica, che possiamo almeno per noi, Angelo, essere un po' più rilasso con queste data che dormano sulle nostre spalle, e essere anche più felici perché si sa che delle nuove generazioni le vanno a usare in una maniera molto molto bella.
Grazie. Ringrazio Filippo per aver incominciato a porre alcuni dei temi sui quali appunto nella tavola rotonda che seguirà tra poco sicuramente dovremo appunto interrogarci e l'ultimo aspetto che Filippo sottolineava è quello che in gergo informatico si chiama interoperabilità, cioè la possibilità che sistemi informativi diversi siano capaci di colloquiare. Questo è una delle sfide fondamentali che ci aspetta negli anni a venire e, come dice Filippo, dobbiamo essere capaci di trovare linguaggi condivisi che consentono appunto di ottenere questo risultato. Filippo lo ha sperimentato, da quello che ho capito, sulla sua piccola grande realtà locale, quindi a un certo punto dopo 30 anni di attività si è trovato con 15 progetti diversi tra di loro incomunicanti e quindi ha risolto in maniera casalinga un problema che appunto riguarda tutta la comunità scientifica che produce questo tipo di informazioni, di sistemi informativi. Quesiti dai presenti o da coloro che sono collegati? Bene, Filippo, possiamo salutarti a questo punto perché sì, ho capito bene. Grazie a tutti, grazie. Mi dispiace, ho parlato male con la camera, è un po' complicato esprimermi in italiano di qua, ma spero che avete una bella discussione sta pomeriggio e ci scriviamo per sapere un po' che idee. Noi ci mettiamo d'accordo io e te. Sì, sicuro, è già una bella cosa. Ok, ciao, va bene. Arrivederci a tutti. Ok, perfetto. Allora chiedo appunto ai prossimi tre relatori di venire qui al tavolo. Sono Attilio Bottegal, che è il bibliotecario musicale, sono tutti di Villa Itatti, o meglio adesso si chiama Itatti senza più villa, no? Perché alcuni tattiani di data più antica mi hanno rimproverato che sul sito non ho scritto villa. Ma è così. Ecco, va bene, quindi sono tranquillo, sono sicuro che adesso la villa non c'è più. Cioè la villa esiste, ma non c'è più nell'intonazione. No, perché ho avuto tre rimproveri. Allora, Attilio Bottegal, dicevo, è il bibliotecario musicale, conseguito una laurea in musicologia presso l'Università degli Studi di Pavia e il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato di Roma. Ha lavorato per la Stichting Fondazione Pietro Antonio Locatelli di Amsterdam Cremona, per l'Archivio Luigi Nono di Venezia, per l'Istituto Interuniversitario Olandese di Storia dell'Arte di Firenze. Dal 2008 al 2016 è stato bibliotecario musicale all'Arts Institute of the Arts dei Paesi Bassi. Dal 2016 appunto ricopre l'incarico di bibliotecario presso la biblioteca Berenson Morri, se non ricordo male, di Itatti a Firenze Fiesole. Il secondo relatore è Alexandros, chiedo scusa, questo è il cognome più complicato. Azikiriakos, ci sono riuscito. Si occupa di letteratura e musica tra Medioevo e il Rinascimento. Dopo il dottorato all'Università di Roma Sapienza, ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Verona e appunto a Itatti. Attualmente è musicology consultant per il progetto Floreat Musica e Digital Library of Florentine Renaissance Music and Its Sources, che è appunto il progetto che ci presentano oggi. E la terza relatrice è invece abbiate pazienza, devo recuperare il nome, me l'ho perso, Paris O'Donnell, che appunto ha fatto studi umanistici presso l'Università di Dublino e Cambridge e ha conseguito un master in biblioteconomia presso l'Università College London. Ha lavorato in varie biblioteche universitarie britanniche e alla British Library prima di trasferirsi in Italia e ora lavora come metadata in Discovery Librarian presso la biblioteca Berenson dei Tatti. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Tengo a ringraziare innanzitutto il dottor Bonora, la dottoressa Casali e il professor Pompilio, anche a nome dei miei colleghi, per l'invito a questa giornata di studi.
per la quale ci è stato chiesto di condividere l'esperienza maturata finora in Floreat Musica, a Digital Repository of Florentine Music Manuscripts of the Renaissance. Questo progetto nasce dall'idea di creare presso i Tatti un archivio digitale per raccogliere e conservare permanentemente riproduzioni di fonti manoscritte di musica tardo medievale e rinascimentale presenti nelle istituzioni fiorentine, cioè presso le biblioteche nazionale, Medicea Laurenziana, Riccardiana, Marucelliana, del Conservatorio Perugini e presso gli archivi di Stato, del Capitolo di San Lorenzo, dell'Opera del Duomo, della Santissima Annunziata, per citare i più importanti. Il piano ha previsto la creazione di una piattaforma OMECAES per fornire, accanto alle immagini digitali, ricchi metadati catalografici, riferimenti alla letteratura scientifica e collegamenti ad altre banche dati, così da costituire un dinamico ambiente virtuale di riferimento per studiosi e appassionati di Medioevo e Rinascimento musicali. Dopo una sintetica introduzione, lascerò la parola a Paris O'Donnell, che mostrerà in pratica alcune delle funzionalità della piattaforma, e ad Alexandros Maria Tsikriakos, che entrerà nel merito di alcune questioni musicologiche. Le fonti musicali manoscritte, cioè le prime testimonianze di musica notata, hanno costituito l'oggetto di indagine e di ricerca di generazioni di musicologi, bibliografi e bibliotecari. Non è questa la sede per ripercorrere la storia di ricognizione, censimento e catalogazione svolte da URF, IBIMUS e ICU a livello nazionale e globalmente da RISM. Mi sembra tuttavia opportuno rimandare all'accurata descrizione dell'attuale situazione delle fonti musicali in Italia fornita da Sara Taglietti dell'Ufficio Ricerca Fondi Musicali di Milano in un intervento alla conferenza Musical Sources Past and Future in occasione dei 70 anni del RISM. In questo panorama si vuole inserire Floreat Musica. Per rintracciare le fonti primarie musicali ci si avvale tuttora di cataloghi delle biblioteche, di bibliografie, di repertori speciali, di inventari di archivi e collezioni. La difformità dei dati forniti da ciascuno di questi strumenti e l'assenza di un unico contenitore di informazione che li contempli tutti rendono ogni singolo strumento necessario, ma da solo non sufficiente. Una delle circostanze che ci ha spinto ad intraprendere questo progetto è stata che fonti chiave per la storia della musica dal tardo medioevo, l'età barocca, non erano analiticamente descritte o addirittura rintracciabili né in RISM Online, né nell'OPAC SBN, né in Manus Online. Garantire la scoperta, l'accesso e la diffusione di questo materiale sfruttando le possibilità che la tecnologia della condivisione dei dati che oggi è a disposizione grazie al Linked Open Data ci è parso una priorità. Il progetto pilota è partito dalle fonti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e colgo qui l'occasione per ringraziare il dottor Speranzi e la dottoressa Guiducci, responsabili rispettivamente della sezione rari manoscritti e fondi antichi e delle sale di consultazione musica, per la loro disponibilità e ottima collaborazione. Ci si è dunque concentrati su 32 manoscritti di musica profana e databili tra XV e XVI secolo, che attestano nel complesso 1732 composizioni. Questo gruppo rappresenta un quinto del numero totale di carte dell'intera collezione di manoscritti musicali tardo medievali e primo moderni della nazionale. I temi che riteniamo particolarmente significativi in questa sede riguardano la scelta di aver fornito dati descrittivi in maniera strutturata, sia per quanto riguarda il livello del manoscritto, sia per quanto riguarda il livello delle composizioni musicali. In merito alle descrizioni ci si è dunque confrontati con l'assenza di una specifica ontologia dedicata al materiale musicale con le peculiarità del manoscritto, così come si è dovuto fare i conti con la mancanza di un vero e proprio authority file per il livello di opera musicale. Il primo problema è stato affrontato con un approccio di mix and match fra le varie ontologie disponibili, Dublin Core, GND, Deep Frame, Schema,
ricorrendo a custom vocabulary quando nessuna categoria rappresentava adeguatamente quanto si voleva descrivere. Per quanto riguarda invece l'Authority File per l'opera musicale, si sono invece creati i Wikidata Items come snodo fra le varie attestazioni della stessa composizione in fonti distinte, nell'attesa e con l'auspicio che vengano prodotti Work Authority su larga scala a cui fare riferimento. Lascio ora la parola a Peres O'Donnell. La piattaforma di Florea Musica si basa sul software OmecaS, che viene usato molto nei progetti di Digital Humanities e nelle mostre digitali. Omeca presenta dei vantaggi importanti per progetti come il nostro. È open source, esiste una comunità di sviluppatori che propongono moduli per estendere le funzionalità di Omeca in base alle esigenze particolari di un determinato progetto. OmecaS utilizza come formato nativo dei dati JavaScript Object Notation, Linked Data, o JSON-LD. I dati pubblicati sulla piattaforma allora nascono in un formato che li rende accessibili e utilizzabili da altri progetti o da ricercatori. Questo è uno schema delle fonti di dati e di come confluiscono in Florea Musica. Come vedete, le descrizioni delle composizioni e dei manoscritti fanno riferimento a studi ed edizioni a stampa e a varie banche dati musicologiche, compreso Repi. Abbiamo intenzione di fornire le descrizioni bibliografiche a Manus Online e a RISM. E speriamo che i collegamenti a progetti esterni cresceranno ulteriormente. Per quanto riguarda l'incrocio di dati, la sfida principale riguarda la pulizia e la conciliazione di dati provenienti da fonti differenti. OpenRefine è stato indispensabile per questo aspetto del nostro lavoro. Ora vedremo brevemente la piattaforma di Florea Musica. La presentiamo con la precisazione che l'interfaccia è ancora in via di sviluppo e la catalogazione è ancora in corso. Abbiamo affidato la personalizzazione sia dell'interfaccia che delle modalità di ricerca a Libnamec, una ditta spagnola che è esperta in Omeca. Questa è una scheda di una composizione musicale che fa parte di un set di libri parte Maglia Becchiano 1922-125. In alto vediamo il titolo standardizzato del brano musicale insieme al numero di sequenza nel manoscritto. Si può navigare in avanti, se risponde, fa le pizze certe volte, si può navigare in avanti e indietro in ordine di sequenza all'interno del manoscritto. Le immagini ho ingrandito molto sperando che chi è in fondo potrà vedere. Le immagini vengono recuperate dal Digital Repository Service di Harvard tramite il protocollo International Image Interoperability Framework, o IIIF. Il problema di come presentare un set di libri parte non è affatto banale. In attesa di un viewer personalizzato che ci consentirà di vedere tutte le parti in parallelo, presentiamo per ora solo la parte del campus. Intorno all'image viewer si trova la descrizione
bibliografica di questo esemplare del pezzo. Ci sono i nomi di compositori e autori dove l'autore è conosciuto. Seguendo il link possiamo vedere altre composizioni e informazioni collegate a Verdenot. In fondo ci sono tutti i pezzi attribuiti a lui. All'interno delle annotazioni troviamo la fonte dell'attribuzione musicale, in questo caso, o dell'attribuzione testuale. Sotto le immagini vengono riepilogati il titolo sulla fonte, dove questo è presente, e varianti di titoli che compaiono in edizioni e database importanti come Repi. Si vedono i generi musicali e letterari, la lingua del testo, l'organico, eccetera. Le parti possedute dalla biblioteca vengono precisate nel caso di libri parte, e così anche la parte che forma la base della descrizione bibliografica. Poi troviamo i dati che riguardano la composizione nel senso più astratto, c'è la sezione degli incipit testuali. Sotto ci sono le concordanze stampate che portano a Prism e manoscritte che portano alla scheda dell'inventario del source in Giant. Ci sono i link alle voci in Repim. Sono gli identifiers delle composizioni in Dayam, cioè per l'opera musicale, e il link a descrizioni bibliografiche e digitalizzazioni di manoscritti concordanti in altre piattaforme. E ci sono anche i link a items che stiamo creando in Wikidata che serviranno come work authorities provvisorie. Quindi ci sono delle informazioni per ora minime e poi in fondo i manoscritti, gli esempi aperti della collezione. Tornando a Floreat, a destra compaiono alcuni dati del manoscritto in modo di facilitare la navigazione fra descrizione del pezzo e del manoscritto quando collabora. Ecco, questa è la scheda del manoscritto e si può facilmente tornare al livello del scorrere con quelle due slide, sì. Scopo più di compendio visivo che altro. Allora, le ambizioni del progetto Floreat Musica comportano ovviamente anche una serie di sfide che sono intrinseche alla sua stessa natura. Il nostro ambito di ricerca è in parte diverso da altri progetti internazionali, sia per focus che per modalità di catalogazione. La maggior parte dei progetti digitali di catalogazione definiscono il loro corpus intorno a delle scelte ben specifiche. Un macrogenere come Polyphonic Music, per il caso di Dayan, una tradizione letteraria e linguistica, come quella italiana nel caso del Repin, o la chanson francese nel caso del catalogo della chanson française de Renaissance, oppure il progetto IDEM della Fondazione Alamiré, che ha come nucleo fondamentale i manoscritti legati allo scrittorio di Petrus Alamiré. Il progetto Floreat Musica ha invece un focus archivistico e materiale, i manoscritti musicali in senso lato, tardo medievali e rinascimentali, conservati nelle biblioteche e negli archivi fiorentini, prescindendo dalla loro origine, dal genere e dalla lingua del testo intonato. Ora, questa scelta non vuole seguire al confine localistico, lo scopo di Floreat Musica non è quello tanto di studiare la tradizione musicale prettamente fiorentina della prima modernità, quanto di osservare la musica europea del Rinascimento dal punto di vista della sua tradizione manoscritta,
e per quanto certamente sarà un punto di vista completamente esaustivo, Firenze non è soltanto un luogo di produzione musicale, ma un centro anche, forse soprattutto, di ricezione, uso e consumo di diverse tradizioni musicali. Anche solo limitandosi al fondo della nazionale, ci troviamo di fronte a una notevole varietà di tipologie di manoscritti e di opere. Rimanendo solo nell'ambito del pilota, cioè manoscritti di musica profana del XV e del XVI secolo, i casi di studio vanno dalle prime fonti del madrigale italiano, come abbiamo visto, alla chanson francese delle generazioni di Hockeghem, di Auxerre, di Saint-Dizy, passando per il repertorio italiano per liuto, per tastiera, nonché alcuni esempi anche di lauda, ma di soprattutto anche di composizioni monodiche o didattiche. Floreat musica quindi ha a che fare con un caleidoscopio di generi, stili, linguaggi verbali e musicali diversi che attraversano gran parte della totalità dell'esperienza musicale tra 4 e 600, al di fuori ovviamente delle tradizioni liturgiche della musica sacra o liturgica in genere, almeno per il momento. Ma le sfide non riguardano soltanto la descrizione dei manoscritti e del loro inventario. Floreat musica, come abbiamo visto, entra nel dettaglio delle singole composizioni, fornendo descrizioni il quanto più possibile dettagliate delle caratteristiche musicali, testuali e materiali che ne caratterizzano la testimonianza manoscritta. L'obiettivo è quello di costruire anche un sistema che sia in grado di rappresentare il più esaustivamente possibile tanto la musica di Agricola quanto quella di Vincenzo Galilei. La musica strumentale, la chanson, il madrigale, la monodia accompagnata hanno caratteristiche intrinseche tra loro diverse che pure devono essere rappresentate e soprattutto rese navigabili con chiarezza. Ciò richiede ovviamente di ideare un sistema flessibile quanto accurato. Nelle nostre riunioni con il gruppo di ricerca di Floreat musica ci siamo molto spesso trovati ad affrontare domande e scelte spinose, soprattutto se si considera l'intento fondamentale di costruire un set di strumenti descrittivi efficaci, tanto quanto condivisibili sempre in prospettiva Link o Benedetta. La nostra esperienza di lavoro ci ha portato finora a discutere alcuni aspetti fondamentali, quanto sappiamo, delicati della tradizione musicale prima moderna. Lavorare con le intavolature, ad esempio, ha posto sfide importanti quanto interessanti nel cercare di rappresentare diversi gradi di autorialità che riguardano questo genere. Riferisco a intavolature di composizioni vocali preesistenti. In maniera simile, l'intertestualità o pratiche di imitazione o contraffatto, tipiche tanto del repertorio italiano quanto di quello francese, sfuggono spesso a più rigide categorizzazioni richieste da un repertorio digitale. Altrettanto frequente è il problema di rappresentare lo spazio tonale di due secoli di musica in maniera il più possibile disambigua, ma anche accurata. O ancora rappresentare diversi generi letterari e musicali del periodo, evitando tanto un'eccessiva granularità, quanto al contrario una blanda, grossolana etichettatura. Tutte queste sono decisioni che chiamano in causa delicate discussioni critiche del passato e del presente, non solo della musicologia, direi, ma che ovviamente devono venire a compromesso con le necessità effettive di costruire un repertorio fruibile a quante più persone possibile e che possa anche offrire nuove possibilità di scoperta e ricerca a utenti più e meno esperti. In tal senso l'interazione tra le diverse competenze scientifiche e in ambito di age, biblioteconomiche, musicologiche, eccetera, del nostro gruppo sono state utili per costruire nuove possibili soluzioni che oggi siamo contenti di poter discutere assieme a voi. Ecco, con quest'ultima relazione si apre un altro fronte, cioè come si fa a documentare un patrimonio musicale e come si consente di accedervi attraverso tutte le chiavi di accesso che consentono appunto a un utente di conoscere un patrimonio che presenta questa varietà di fonti, una diversa dall'altra, e quindi trovare metodi efficaci per consentirne l'accesso. Quesiti dall'uditorio? Prego. Tanto grazie, grazie. E avrei due piccole richieste. Se ho capito bene, il focus riguarda, cioè il scelto per
presenti ovviamente oggi nelle biblioteche. Corretto. Sì, quindi va bene. Quindi la mia prima domanda cade perché comunque ci sono un po' di sarebbe stato comunque sicuramente per questo utilizzante avere anche notizia e comunque la possibilità di accedere ad altri codici che non sono a manoscritti fiorentini conservati altrove. Sì, sì, magari sono i fiorentini per tradizione. I fiorentini perché fiorentini, solo che poi nella storia, nella loro vicenda, sono andati a scrivere a Urbino, a Mantova, così magari oggi si trovano nella biblioteca africana o altrove, e che però soprattutto per la prima parte del 400 sono molto interessanti, sono pochi, e sono delle testimonianze importanti, una tradizione scritta. Però ecco, naturalmente avete fatto la vostra scelta e magari in futuro sviluppo di un progetto potrebbe essere interessante vedere anche queste voci che poi sono poche, che però in realtà potrebbero essere interessanti. Questo è un altro discorso. Invece per quanto riguarda la descrizione nella metà di una se capisco bene, voi avete accentuato lo studio e quindi la possibilità di programmi tanti vari aspetti. Per quel che riguarda il contenuto musicale, quindi gli autori, le opere, diciamo, per gli aspetti tipologici, ho previsto qualcosa, cioè c'è anche, perché comunque anche e penso in particolare a tutto quello, a tutti i metadati che sono presenti nella relazione tra i servizi, i nominati, le iscrizioni, le immagini, tutti i manoscritti, anche a volte non particolarmente interessanti. Potrebbero contenere delle informazioni, però è semplicemente una richiesta. Cioè non so, perché non mi sembra di aver visto delle parole chiave o delle possibilità di fare degli approfondimenti su questi aspetti. Semplicemente vi chiedo se vi siete posti questa questione e se magari in prospettiva. Rispondo io a questa domanda. No, sì, la ringrazio innanzitutto per aver sollevato questa questione. Sì, senza dubbio è un tema che ci siamo posti, e infatti alcuni dettagli propriamente codicologici li lasciamo ai responsabili della Biblioteca Nazionale e al loro expertise. Del resto il nostro scopo era favorire l'accessibilità e la scoperta di questo documento, di questi documenti, e non fornirne una esaustiva descrizione, anche che prevede competenze che probabilmente no, anche perché vengono fornite le immagini dei manoscritti. Sì. No, dunque in questo sono argomenti che abbiamo dibattuto ovviamente. Allora, non so, abbiamo mostrato qualcosa anche del livello della compilation del manoscritto. Abbiamo deciso di dare degli elementi materiali fondamentali, copisti, illuminatori, questi ovviamente, certo come catalogarli anche lì, un'altra questione per vari manoscritti. No, abbiamo dato ad esempio dati, non so, sulla rastratura, sulla fascicolatura, in parte perché non è il nostro scopo, ma un po' anche perché ci saremmo scontrati con prompts, ad esempio Banco Rai 2009, che penso sia il nostro scritto di copertina, è già ampiamente descritto dall'equipe Thomas Schmidt, e a quel punto saremo entrati nel campo parzialmente. Poi chiaro, allora i dati codicologici a volte sono fondamentali per noi, e altre volte diventano, cioè quando si lavora uno scritto particolarmente importante e complesso dal punto di vista materiale, soprattutto li osserviamo perché altrimenti non ci riempiamo di quello che stiamo facendo, ma a volte non tornava nei nostri
scopi o soprattutto non entrava nel nostro sistema o collideva con altri sistemi. E sulla questione della fraintendibilità, che è un'altra questione molto interessante su cui abbiamo ragionato, c'è sia un problema pratico che diciamo così più metodologico, che ha guidato un po' la nostra scelta. Se vogliamo studiare solo i manoscritti fiorentini, dobbiamo anche decidere quali non sono fiorentini, allora poi dobbiamo tagliare fuori dal computo, perché ci sono molte cose che magari non sono fiorentine, che comunque sono nel fondo acquisizioni successive, o che magari comunque già in età 400-500-500 arrivano comunque di questi italiani non fiorentini. E poi un altro è che collaborando con Mente e Bibliotecario Fiorentino, iniziando con una collaborazione, perché noi usiamo i loro beni archivistici, quindi possiamo poi dire, vabbè, no, quelli no, perché li prendiamo in un'altra biblioteca. Insomma, a livello potenziale questo progetto, se diventa una rete di collaborazione con diverse biblioteche italiane, può poi sicuramente entrare anche in questa prospettiva di cui le parla, che sarebbe assolutamente interessante. La Giulia non mi si occupa. Sì. Che è un altro tipo di mondo. Un altro stato. No, grazie comunque. No, grazie a te. Altri quesiti? Allora, adesso abbiamo la tavola rotonda conclusiva. Forse è opportuno prendersi una piccola pausa di 10 minuti e poi cominciamo qua. Non ho visto una... Ah, sì, da parte di Michael. Ah, Michael, chiedo scusa. Prego, Michael. No. È la, il mouse, il mouse. Ah, sì, no, il mouse. No. Non è una mano. No, è il nostro mouse, che ha una forma di mano. Va bene, io direi di concederci una piccola pausa di 10 minuti e poi proseguiamo con la tavola rotonda. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Però si presenta bene. Siamo ancora... Beh, ma già così mi sembra, già una buona presentazione. Cioè. Stiamo lavorando, sperando, lacrimente. Grazie, no, Grazie per l'intervento, anche di esserci stati
tutti, è stato molto bello per noi. Squisita l'accoglienza, grazie per l'invito. Siamo stati proprio contenti, veramente. Ecco, tanto detto così, poi vediamo se modificare.
solo questo. Anche il direttore ha detto. No, mi hanno messo qui. No, no, poi il microfono è qui, poi non ti vedono. Metto là. Faccio soltanto la presentazione. Allora. Grazie. Sì. Prego, prego. C'è. Punto 6. Siamo la tecnica. No, siamo rimasti un po' intimi e poi no, ma arrivo, così cominciamo, se no non si raggiungono. Se no esco io col tono imperioso, autoritario. Se ciascuno vuol corrispondere alla sua label, semanticamente sarebbe più corretto che ciascuno acquisisse la label dell'ordine distinto. Se sentono, se ci sentono parlare pian piano. Allora, alla fine di questa giornata, appunto, ho pensato potesse essere utile avere un confronto bello, franco e schietto con tutti coloro che di questi archivi digitali si occupano, per capire che cosa succede a queste imprese che abbiamo messo in piedi con tanta fatica, tante energie, tante risorse, e come si riesce appunto a tenerli in piedi nei prossimi anni. Ringrazio Francesca Tomasi, che ha accolto questo invito a presiedere questa tavola rotonda. La presento brevissimamente: professoressa associata in archivistica, bibliografia e biblioteconomia, si occupa di informatica umanistica, dirige assieme ad Alto Gangemi il centro DARC, Centro di ricerca per le Digital Humanities del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, ed è coordinatrice del nuovo dottorato in patrimonio culturale nell'ecosistema digitale. Mi fermo qui per non raccontare altre cose. Ma basta, i segreti non sono. Quindi lascio la parola a Francesca per introdurre questa tavola. Ottimo. Grazie a voi per l'invito. Ovviamente mi fa molto piacere essere qui e poter scambiare idee su questo tema. Credo che siano già emerse un po' nell'arco della giornata, peraltro un po' di tematiche che possiamo provare insieme a condividere. Sicuramente la prima, rispetto a questa produzione massiccia e ingente di risorse digitali, questo imperativo dell'acquisizione digitale di nuove risorse, che anche evidentemente i finanziamenti nazionali ci hanno portato a fare. E forse davvero il primo tema più importante da cui è necessario partire, su cui è necessario confrontarsi, è proprio quello della conservazione, no? Quindi non solo la conservazione del dato e di tutti gli strumenti, diciamo, metadati già emersi, ontologie o authority records che ci permettono di gestire questi dati, ma soprattutto delle infrastrutture, delle applicazioni che consentono a questi dati di essere intelligibili, perché, come ho avuto già occasione di dire, le parole che abbiamo scambiato anche prima con Angelo, forse il problema principale del momento non è tanto e non solo la preservazione del dato e degli strumenti di descrizione del dato, ma la preservazione degli strumenti che rendono appunto quel dato intelligibile. Per cui direi che possiamo partire con un primo giro, diciamo, di riflessioni su questo tema, poi ho altri due o tre concetti magari da condividere, però intanto una riflessione su questo aspetto rispetto ai progetti che sono stati sviluppati, cioè come far fronte, quali possono essere le iniziative, gli strumenti, le modalità,
che possano garantire appunto forme di preservazione dei dati e delle applicazioni ovviamente che quei dati gestiscono in tutto, diciamo, il ciclo vitale del dato. Non so se parte Angelo, che ordine, o Paolo, che ordine, che no, ordine no, era no, sulla ordine, no, no, quello è soltanto Paolo, ok, nomi, elenco di nomi. Guardo io. Parti tu, Paolo, vai. Okay. Comincio con una confessione, posso? Nel senso che oggi vediamo il Retim per quello che è, grazie anche al contributo dei dati. Redding che avrebbe potuto benissimo non essere più, non solo perché, come ho detto prima, eravamo chiaramente a rischio proprio di sicurezza informatica con i sistemi che avevamo adottato, ma anche perché appunto le scelte fatte, il modo in cui avevamo organizzato i dati rendeva una base dati accessibile, fruibile, leggibile solo a stessi che davvero. Quindi non solo si rendeva, come dire, necessario trovare il modo di conservare lo strumento di accesso ai dati per lettura, ma anche il modo di rendere questi dati in qualche modo conservabili. Conservabili che significa non solo mantenere i bit su qualche hard disk, ma far sì che qualcuno quei bit fosse in grado di interpretarli, cioè di capire cosa significa. Lì appunto la scelta di adottare il formato RDF, quindi il formato aperto in termini di leggibilità del dato, ma anche delle ontologie formali di pubblico dominio, una addirittura standard, perché abbiamo usato il SIDOC CRM e FRBR Object Oriented, prima proprio standardizer, ma ormai diventata LRM, probabilmente diventerà in qualche forma standardizzata. Ecco, quindi il primo elemento, la scelta è stata proprio questa, cioè non puntare tanto a una conservazione verticale attraverso i nostri sistemi, la nostra competenza nel rappresentare il dato, ma cercare di aprire il dato, verso l'interoperabilità del dato stesso e una disseminazione del dato. L'idea di pubblicare il Retim log come dataset sotto forma di open data punta proprio a questo, cioè alla speranza, spero non vana, che questi dati vengano introiettati proprio da altre piattaforme, anche banalmente indicizzati, e quindi in questo senso diventino conservabili. Io vi racconto un aneddoto ormai che risale non di anni fa, ma quasi, relativi ad altra base dati che diciamo ci dilettiamo colpire, cioè il Coragono, che è il repertorio dei Bretto. Nell'ormai abbastanza lontano 2016 fu fatto il primo tentativo di trasposizione da un'altra base dati proprietaria in formato RDF. E quel tentativo fu appoggiato temporaneamente su un serverino privato della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze. Un server accessibile in rete, ma senza nome di dominio, quindi per chi insomma, conosce pratica un po' queste cose, è una roba abbastanza nascosta, no? Sembra come aprire un chiosco in un vicolo, ecco, non si aveva fatto una cosa del genere. Nel giro di settimane mi dicono da Firenze, guarda che c'è un sacco di traffico, cioè qualcuno che sta accedendo in modo massivo a questo server. L'altra era la prova, era venuto anche il Marluccio, pubblicavamo solo i dati, diciamo. E ma chi è? Tagliamo perché magari c'è un attacco, c'è qualcosa. Scopriamo che era Google, che si era accorta che avevamo una grossa mole di dati formati RDF e disperatamente li stava scaricando a tutta velocità per mettere nel famoso Knowledge Graph. E se adesso voi guardate e cercate certe cose un po' particolari, per i primi risultati su Google saltano fuori proprio quelli di Coragono. Quindi vuol dire che probabilmente, come dire, anche le grandi piattaforme hanno fame di dato qualificato, strutturato, che tutto sommato anche la sua autorevolezza. Quindi la disseminazione, cioè la diffusione.
diffusione come strumento per la conservazione distribuita a questo punto del dato, può essere una via, non lo so. Al momento il Rapid Load è stato scaricato da 48 persone, una cosa del genere. Non sappiamo chi siano, non sappiamo che fine abbia fatto questo dato, però rispetto solo anche a 2 anni fa, che era zero quel numero, non poteva essere visto al suo. E quindi, allora, questa è una speranza, la speranza non lo so, vedremo, però se veramente parliamo e raggiungiamo con questi tentativi una vera interpretazione del dato, la sua disseminazione potrebbe essere anche un viatico per la sua conservazione. È chiaro che resta il problema della conservazione delle applicazioni di consultazione, che a loro volta hanno un valore che va oltre quello della realizzazione, che infatti implementano un punto di vista, no, rispetto alla base di conoscenza, e questa è tutta la lavorazione da studiare, penso. Ok, però sicuramente, ecco, il tema della distribuzione del dato in formati tali da essere in qualche modo preservato da qualcun altro, nel senso che se riesco a disseminare, fare in modo di essere adeguatamente indicizzato e quindi acquisito dai big vendor, è sicuramente una possibile strategia. Non so chi di voi vuole rispondere o fare qualche riflessione sul tema, diciamo, della conservazione, se tutti e tre, insomma, avrei aggiunto solo un commento, rifacendomi anche a quello che accennava il professor Quaglam stamani sull'obsolescenza e la manutenzione dei sistemi, delle cure che richiedono. Quasi da contraltare, però, c'è l'approccio sia che ho trovato molto positivo, sia degli archivi del Rinascimento come aggregatore di progetti, che quello che ha proposto Philippe Hendrix e della sua piattaforma, che ripropone progetti che, vabbè, prodotti dal suo istituto, ma che singolarmente avrebbero un po' finito la loro funzione, ma adesso ne hanno acquistata una nuova. Direi che noi siamo ancora nella fase dell'età di innocenza queste questioni, e quindi mi fa molto piacere sentire delle vostre esperienze. Penso che noi possiamo contare, penso, su una certa un certo sostegno istituzionale. Tutte le immagini sono state o sono in via di essere depositate in, nel Digital Repository Service di Harvard, che non è perfetto, ma che investe tantissime risorse nella conservazione di quei dati. E penso che alla fine forse anche noi anche a un approccio decentralizzato, nel senso che noi abbiamo basato la struttura dei nostri dati sulla struttura di Resum, anche se abbiamo fatto certe modifiche per rendere i dati più strutturati. Abbiamo cercato sempre di trattarli in modo che poi potranno essere ricomposti per essere esportati nel catalogo Resum. Ma forse sarà il caso di andare. Avere un supporto istituzionale credo che sia, come dire, l'elemento fondamentale nella progettualità che progressivamente emerge, almeno parlando a livello così di produzione e realizzazione di prodotti digitali in seno agli Atenei, quindi come esito della ricerca scientifica che ciascuno di noi porta avanti. Il fatto che la struttura presso la quale si opera dia garanzia di preservazione dei dati, quindi avere il supporto istituzionale, effettivamente
è la strada che teoricamente, dal mio punto di vista, sarebbe da percorrere. Non so, Angelo, se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto. L'argomento che ha presentato Fondam stamattina, e cioè che dobbiamo avere appunto, non basta produrre un dato digitale, perché quello ci occupa appunto risorse, energie che riusciamo a reperire di volta in volta e confezioniamo un prodotto con le risorse che siamo stati capaci di raccogliere. Ma questo è soltanto il primo step di questa attività, ma rischia di essere anche l'ultimo se appunto non c'è una struttura, una casa madre che dà garanzia di conservazione di quel dato. Questa è la questione che Amedeo Quondam ha sollevato, da quale punto di osservazione, da chi appunto come lui in questi tanti anni, dall'85 in avanti, è un'attenzione che Amedeo Quondam ha sempre avuto nel produrre archivi digitali, cioè tutta la biblioteca italiana parte da un progetto che in embrione è stato sviluppato all'Istituto di Studi Rinascimentali. Per esempio c'era Picchi, che era il consulente per l'Istituto Rinascimentale per confezionare appunto quelle versioni che abbiamo consultato a fine anni 80, fine anni 90, su un CD-ROM che si comprava, che non ricordo male, dalla Zanichelli. La letteratura italiana Zanichelli. Esatto. Poi da lì si è passati alla versione codifica XML, perché Picchi aveva un suo standard proprietario e si è capito già da allora che gli standard proprietari non vanno da nessuna parte. Quindi si è avuto l'accortezza di dire: signori, facciamo attenzione a produrre oggetti digitali che siano intellegibili alla comunità scientifica. Ma questa preoccupazione appunto non basta, bisogna avere alle spalle una struttura capace di sostenere nel tempo, di mantenere questi archivi nel tempo. Io appunto posso semplicemente riferire di colloqui che 5, 6, 10 anni fa ho cercato di avere con i responsabili della governance dell'Università di Bologna, perché dicevo: signori, guardate che io lavoro da 10 anni e più su questi materiali, tra alcuni anni andrò in pensione, adesso me ne mancano un paio, quindi sono moltissimi, e non c'è nessuna struttura dell'Ateneo di Bologna che sia nella condizione di farsi carico di questo aspetto, della manutenzione del patrimonio informativo. La risposta è sì, il problema lo sappiamo che c'è, ma non siamo nella condizione di poterlo semplicemente contemplare tra le attività che l'Ateneo di Bologna può svolgere per conservare il dato prodotto da un suo ricercatore. Quello è il risultato della mia attività di ricerca di 10 e passa anni. Quindi anche di fronte a un'argomentazione molto triviale, cioè vuol dire che così voi buttate alla finestra gli stipendi che avete pagato in questi 10 anni, la risposta è sì, ne siamo consapevoli, ma non sappiamo cosa fare. Questo è lo stato attuale, non soltanto in una serie di Bologna, credevi gran parte di queste attività svolte nei diversi Atenei, e l'unica cosa che ho potuto replicare è: bene, allora per cortesia informate i ricercatori che tutto il lavoro e l'impegno che profondono in queste attività non va da nessuna parte, almeno informate. Cioè, ho dovuto assumere atteggiamenti di questo genere per mettere, diciamo così, spalle al muro, ma su questo punto credo che non ci sia ancora una consapevolezza del problema in tutte le sue in tutta la sua dimensione. Questa è la mia esperienza, e poi mi sono rivolto ai governanti dell'Ateneo di alcuni anni fa nel mio ruolo istituzionale di direttore di dipartimento e poi qualche anno dopo di senatore dell'Università di Bologna. Quindi non ero l'ultimo appunto pellegrino che girava per l'Università di Bologna che ha posto un problema di natura istituzionale a chi ha la responsabilità di governare un'importante e grande università come quella di Bologna. Però oggi la situazione è questa. Forse adesso, come dicevamo prima, una sensibilità mi sembra stia emergendo, forse 10 anni fa era prematuro. Speriamo che con la quantità, diciamo, di risultati prodotti dell'ultimo decennio effettivamente ci sia più
interesse ad affrontare questo tipo di problema e trovare delle soluzioni, magari, come dicevamo, condivise anche a livello nazionale. Ed è vero anche, un po' quello che diceva Paolo, che adesso Angelo ripeteva, che in fondo la preservazione dei dati deriva esattamente dalle modalità di produzione dei dati, cioè uno dei fallimenti dei primi esperimenti, parliamo di 30 anni fa, è stato proprio quello di produrre dei dati strettamente vincolati all'applicazione, che erano in grado di leggerli. Da qui tutta la serie di prodotti, dalla NIS, Quadrienova, insomma, sono stati vari gli esperimenti che hanno dimostrato che bastava forse appunto il dato, marcarlo in XML come oggi usare RDF, e in qualche modo garantire la preservazione. Non so se aveva qualcosa, ma forse altre cose da aggiungere. Sì, solo una cosa. Sì. È vero, sono passati 10 anni, i risultati stanno aumentando. Quello che però per me è sorprendente ancora in questo momento, questo ne parliamo spesso, è che oggi anche i programmi di finanziamento prevedono chiaramente, da una parte, una significativa componente, chiamiamola digitale, nei progetti di area umanistica, e quindi è, come dire, ci si deve attendere un significativo ulteriore incremento, no, della quantità di prodotti digitali, di contenuti digitali. E dall'altro, ormai da anni, i programmi di finanziamento europeo prevedono anche definizione di piani di conservazione dei risultati e degli output in forma digitale. Però, ancora una volta, sono tutte iniziative verticali legate al singolo progetto, che manca oggettivamente la visione, diciamo, anche da parte dell'istituzione comunitaria, l'unica europeana, se ci pensiamo bene, no? Come macro collettore, sì. No? Poi il resto ognuno va per sé, cioè per il tuo progetto H2020 3, 4, 5 milioni e tu nel tuo piano di gestione dei dati ti organizzi tu, mi consente, dimmi tu come vuoi gestire, no? Come dire, appunto, quello che diceva la governance del nostro ateneo, organizzate a fronte di volumi che invece cresceranno e che sono diventati non più, come era 30 anni fa, l'eccezione, ma rischia, ci auguriamo tutti, che diventi la norma, cioè che la produzione di fatto della conoscenza venga sempre di più sedimentata in forma digitale. E quindi la conservazione diventerà esattamente il problema che è stata la conservazione attraverso la pubblicistica tradizionale, che prima o poi qualcuno se ne dovrà far carico a livello sistemico. Quello che tu dicevi, perché i programmi europei prevedono l'obbligo delle pubblicazioni in digitale open access, è qualcosa che sta a ricaricarsi al posto editore, che paga l'editore, che pagano per pagare l'editore per mantenere in open access chissà poi fino a quando, ovviamente quella quantità di dati che sono stati richiesti. Il problema forse è proprio quello, molto spesso, è che la maggior parte di musicologi analogico, più recentemente digitalizzato da quando partecipo in questo progetto, è il web è un cimitero di elefanti, di progetti che hanno prodotto database utilissimi, poi morti, rimasti lì, perché molto spesso la progettazione digitale nasce come un'iniezione verticale, ci sono dei fondi per il progetto, non ci sono più, non ci sono fondi a livello sistemico, a meno che qualcuno non abbia un grande centro di digital humanities della sua università o qualcosa di, ma non so, tanti non solo in Italia, anche altrove, poi rimane quello, si crea anche la questione della interoperabilità, che serve sia per mantenerli vivi, ma anche molto spesso per sì che questi progetti sì, magari esistono, continuano, ma è difficile promuoverne la conoscenza. Cioè, immagina in classe uno dovesse spiegare agli studenti tutti i progetti digitali, anche solo le metodologie che esistono, dovrebbe fare un corso, non si fanno, ma anche per quello. A volte che è una ricerca, enorme, scoprire che esiste quel progetto e che quello scoperto è morto, e non c'è più. Ci sono dei problemi sistemici, visto dal mio punto di vista che non sono un analista digitale di informazione, l'utente sì. È forte.
Il professor Quondam ha alzato la mano, quindi sì, eccoci, grazie, ciao Leo. Non aggiungo, vi ascoltavo con grandissima attenzione e vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato, per le considerazioni molto rapide che stamattina mi sono permesso di proporvi. Mi pare, io ormai sono 10 anni che non ho accesso a finanziamenti pubblici, né italiani né europei, però mi pare che la disponibilità al dato dell'innovazione come elemento richiesto dei progetti si va attenuando. Continuo a seguire le dinamiche, no, del finanziamento della ricerca nel campo nostro, però queste sono le cose che mi risultano molto evidenti. Quest'anno, il green di quest'anno ad esempio non faceva riferimento esplicito come elemento caratterizzante del progetto al dato innovativo di per sé, mi sembra fosse addirittura scomparsa l'indicazione di tutto. Sì. La mia preoccupazione nasce dalla ritardata euforia, perché la chiamo euforia nei confronti del digitale delle digital humanities. Francesca Tomasi si occupa di queste cose non quanto allo stesso lunga durata di tempo, perché è più giovane, però credo ne sia la memoria vivente, no? Della fatica che ci è voluta a fare incuriosire i nostri colleghi agli strumenti digitali, sarà una fatica bestiale, però con ritardo finalmente è esplosa questa euforia, ma è quello che mi preoccupa. Si tratta di inventarsi qualcosa. Io mi sto impegnando nel settore dell'italianistica per definire delle procedure, per cercare di definire delle procedure, però il livello istituzionale deve essere nazionale. Ad esempio l'esperimento che Tomasi stamattina ci ha presentato suggerisce quale potrebbe essere la strada. L'ICU è stato dalla sua fondazione attentissimo alla memoria digitale, alla conservazione della memoria, dato proprio perché è il mestiere suo, perché il suo prodotto in questo sono, come completamente rinnovato SPN, come completamente rinnovato il 16, c'è stato un lavoro mostruoso di adeguamento che non è restare soltanto, è stato un dato strutturale di conservazione dell'informazione. Quindi forse potremmo provare, utilizzando questo strumento che io considero strepitoso di Angelo, di Replima, a stabilire delle connessioni, delle relazioni tra settori disciplinari contigui e provare un po' da riscaldare la mia disponibilità, un po' perché sono pensionato ma non nulla facente, a collaborare è totale per quello che può ancora valere la mia presenza. O comunque la giornata è una giornata di festa. Io ho cercato di seguire i lavori di questa celebrazione, perché questo deve essere, questo è un prodotto formidabile, e per quello che io conosco di prodotti analoghi nel settore della digital humanities non teme confronto, è una cosa veramente strepitosa. Complimenti Angelo, complimenti a tutti voi e auguri. Grazie Amedeo, non fartelo dire due volte, perché dai la disponibilità, vedrai che non mancheremo di coinvolgerti. E, oltre, forse è verissimo questo, l'IQI, CCD, ICAR hanno sempre dimostrato tutti e tre gli istituti grande sensibilità, e oltre al lavoro Edit 16 devo dire che Alfabetica, quindi un nuovo strumento dell'IQI, è notevole, forse anche di CCD col catalogo dei beni culturali, tutti in RDF, quindi effettivamente stanno dimostrando particolare attenzione. La strategia alternativa, in effetti, mi viene da dire, se non sono gli atenei che riescono a consorziarsi per fornire un servizio di preservazione del dato digitale, potrebbe essere, poteva essere, perché ormai alzo le braccia, l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale, cioè questa fatidica Digital Library nazionale che sarebbe dovuta partire, ma poi col cambio della governance nazionale ha avuto una battuta d'arresto, e poteva essere quella una strada, perché poteva diventare davvero uno spazio per ospitare
i dati della ricerca e tutti gli strumenti, però così non è. Oddio, al momento, quantomeno, diciamo che ha subito una battuta d'arresto e vedremo. C'è internet culturale. Internet culturale, anche quella mi sembra un po'... una cosa molto. Ah, ecco. Io volevo essere più leggera, ma tu sei stato più chiaro di me. Dico la mia su internet culturale. Cioè, internet culturale è la dimostrazione di quello che abbiamo detto stamattina, è il singolo progetto che risponde alla presentazione di un materiale specifico con caratteristiche sue proprie che non sono condivise da nessun altro. Certo. E quindi internet culturale è una galleria di progetti di varia natura e genere che non potranno mai in questa modalità riuscire a fornire appunto quella interoperabilità della quale oggi abbiamo parlato diffusamente, che è sicuramente il punto di attenzione che dobbiamo avere. Ecco, io non ho idea di quali siano i formati che si stanno affermando appunto per la condivisione dell'informazione, ma questo è, diciamo, l'attenzione che gli sviluppatori di questi sistemi devono avere. L'altra questione è che ci debba essere una consapevolezza, condivido con Amedeo, nazionale del problema, perché i costi di conservazione del patrimonio digitale sono enormi e quindi soltanto un'iniziativa a livello nazionale ha la possibilità di ammortizzare nel miglior modo possibile un costo che è elevato, su questo non c'è dubbio. Quindi che ci sia un impegno a livello nazionale a conservare il patrimonio digitale che in questi anni e nei prossimi saremo in grado di produrre. Sì, internet culturale no, ripeto, secondo me Alfabetica è nata su prospettive più interessanti, quindi mette insieme OPAC e D16 e Manus, ha un approccio per percorsi, temi, motivi e un auspicio secondo me a diventare un repository per risorse digitali eterogenee, non so se quella potrà essere ad esempio una strada. È vero che forse il progetto di Amedeo De Prin non contemplava una parte digitale, ma tutti gli altri progetti Prin che hanno vinto, e quest'anno è stato, mi sembra, un numero considerevole perché c'è stata una distribuzione a pioggia di finanziamenti, credo che nel 90% dei casi i progetti di area, insomma, 10-11 abbiano una parte digitale. Io mi chiedo, questi prodotti digitali che verranno realizzati nell'arco di un triennio, finanziati per, anzi no, un biennio, perché quest'anno prima è biennale, una volta finito ed esaurito il biennio, che cosa accadrà? Cioè, appunto, come si diceva, si è in grado di autogestire la preservazione del dati, dell'applicazione, dell'infrastruttura, dei sistemi in modo autonomo, o si hanno alle spalle istituzioni che hanno deciso di investire in questa prospettiva, o altrimenti rischia appunto di essere un biennio buttato via, no? Comunque di prodotti che non avranno futuro. Ed è curioso che appunto, come dico sempre, l'Università di Bologna si preoccupi di preservare i PDF degli articoli scientifici con grande cura, attenzione, sistemi di metadatazione super accurati, abbiamo un DC Terms lunghissimo per descrivere alla perfezione i nostri paper, ma non i prodotti digitali, ed è effettivamente abbastanza folle. Qualche altro commento? Ma io aggiungo ancora un'altra riflessione per questi anni, appunto la preoccupazione di cosa succederà agli archivi sui quali abbiamo lavorato per 40 anni. Negli anni 80-90, quando si è cominciato a digitalizzare, la strumentazione, la tecnologia disponibile era di bassa qualità rispetto a quello che ovviamente conosciamo oggi, e si è fatto ognuno come sapeva fare. Adesso vado a memoria, qualcuno ricordava di un processo, di un progetto di una biblioteca di Barcellona che ha digitalizzato non so quanti manoscritti,
ha una qualità della ripresa dell'immagine pessima e dopo 10 anni non serviva niente. E come questa esperienza è andata male, se ne erano parecchie altre. Quindi a un certo punto la comunità europea e anche le singole autorità nazionali hanno redatto le buone pratiche di digitalizzazione. Ecco, forse sarebbe il caso di sollecitare le buone pratiche di produzione del dato digitale. Forse potrebbe aiutare a orientare i ricercatori appunto a confezionare prodotti digitali che diano una qualche garanzia, una garanzia abbastanza solida di usabilità del dato per appunto le caratteristiche formali con il quale viene prodotto. Il nostro PRIN è esattamente sulla costruzione di un atlas delle DH che ha come tipo di output una sorta di libro bianco di buone pratiche per la produzione di contenuti digitali, sia per i dati che per gli strumenti, per poter accedere a quei dati. Che si fa carico di questo onere, perché ripeto diventa esiziale sulla sopravvivenza, diciamo anche lì, dei progetti che si realizzano. Diciamo che anche lì uno dei pochi, unici risultati appunto dell'Istituto per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale prima di questa battuta d'arresto forse è stata la creazione del Piano Nazionale della Digitalizzazione su una serie di linee guida e buone pratiche che sono state ampiamente discusse dalle istituzioni e che forse effettivamente potrebbero diventare uno strumento utile se anche gli atenei, nel nostro caso, eventualmente decidessero di farle proprie e di acquisirle in modo insomma più strutturato e organico. Se forse anche qui un'altra prospettiva, oltre alla produzione dei dati, dicevamo l'RDF, l'interoperabilità anche sul piano semantico, quindi la condivisione delle ontologie, eccetera. Cosa ne pensate invece per le immagini, il fatto di questa adozione massiccia del protocollo IIIF? Può essere quello pensato come una strategia o come una soluzione? Il fatto di sempre, non tanto il formato dell'immagine, perché più o meno i formati immagine sia per la preservazione che per la disseminazione, il web ce l'impone, per la preservazione più o meno mi sembra che si sia arrivati a un accordo, però protocolli diciamo di interoperabilità anche per gli oggetti digitali, se possono in qualche modo, come diciamo l'harvesting condotto da Google, se i protocolli di interoperabilità possono in qualche modo anche per le digitalizzazioni essere uno strumento perché una delle istituzioni coinvolte in un progetto si ponga il problema di conservare, gli altri di riusare quello che almeno una istituzione all'interno di una rete produce. Non so se qualcuno ha qualche idea o opinione in proposito. Io penso che il IIIF è una interessante occasione, ma anche qualcosa che pone, sta ponendo molte sfide, soprattutto. Non si sente, più una domanda che vi giro a Peris, che soprattutto in questi giorni stiamo lavorando con la musica, con il protocollo IIIF per mostrare tutto di triparte, non per noi pone sia un'opportunità ma anche una forma di sfida abbastanza ancora difficile da dominare come tipo di protocollo, almeno per noi, nonostante ci permette di fare cose forse senza senso avremmo mai potuto fare. Collegare ogni singolo oggetto, ogni singolo item alla compilation, però ci pone anche molti drammi ancora, non so se è un problema anche della tecnologia stessa. Senz'altro è di grande aiuto, ma non prevede per esempio la presentazione di un oggetto come insieme di parte. E quindi questa mancanza di previsione di questa situazione risulta in una certa rigidità che poi è difficile da
da surmountare, come si dice, da, cioè, da superare. Penso che lei chiedeva se fosse possibile applicare il modello di IIIF all'ambito, cioè, pensavo, dei dati. Esatto, in generale a protocolli di interoperabilità per cui in una previsione, come si diceva, di interscambio anche sul piano semantico, se ci fossero appunto protocolli condivisi che permettono un po' di far dialogare i dati a prescindere, diciamo, dalla struttura che li ha prodotti e quindi altre strutture che magari possono contribuire un po', anche come probabilmente Franco Tomasi, che non ho sentito questa mattina, ma avrà raccontato per il progetto, se la condivisione di protocolli di interscambio per cui un dato prodotto da un'istituzione viene appunto riusato da un'altra istituzione in modo tale da costruire aggregazioni, integrazioni, dialoghi, come dovrebbe essere il caso del protocollo IIIF, possa essere un modo perché almeno una delle istituzioni all'interno di un consorzio, di un gruppo di persone interessate, possa prendersi a carico parte del piano di preservazione. Ecco, era un po' questa la considerazione. Per quello che, cioè, noi produciamo un po' di dati, di immagini su un laboratorio, come sai, però appunto il dubbio che mi viene, in realtà IIIF non è il primo standard che, diciamo, connota con dei metadati propri delle risorse digitali. Ci pensiamo bene, l'assicurazione MOZ e METS di fatto cercavano in origine di risolvere proprio il problema su una paris, cioè scollegare il contenuto, l'oggetto digitale, la posizione digitale dell'opera alla radice bibliografica del dato. Però mi domando in realtà quanto questo poi abbia veramente, come dire, abbia fosse stato abbastanza usato, no? Per esempio parlavamo prima di, diciamo, dei prodotti della produzione scientifica nazionale, saprete, ma insomma, il sistema per la gestione della produzione scientifica nazionale del Ministero utilizza MOZ e METS per l'interscambio con gli Atenei, no? Mi domando quanto già la disponibilità di questi sistemi effettivamente poi abbia favorito questa pratica, cioè il riuso effettivo della risorsa digitale da parte di test. In realtà ci sono in giro da un po'. E l'altro problema che invece ho personalmente su un altro versante è che quando si producono collezioni di risorse digitali su immagini c'è l'annosissimo problema del diritto d'autore, della possibilità di utilizzo, e questo per alcune collezioni, soprattutto quelle, diciamo, per pregio, possiamo dire, è un problema serio al riuso, non necessariamente appunto la cosa è piana, ecco. E anche questo, la sua espressione dei vincoli sul metadato è sufficiente a garantirne rispetto, bisogna applicare del DRM, sappiamo tutti la storia della gestione del DRM, insomma, sulle risorse digitali. Quindi, secondo me, sulle risorse digitali, più che sui metadati, l'interoperabilità non tecnica ma fattuale effettivamente è ancora tutta da verificarsi, in una prospettiva molto limitata che posso. Adesso, come coglievo la suggestione dei progetti di digitalizzazione di risorse culturali, per cui effettivamente vengono continuamente finanziati progetti di digitalizzazione di fonti, spesso digitalizzazione ovviamente formato testo, digitalizzazione formato immagine, la questione del IIIF mi veniva in mente semplicemente perché molto spesso si riavviano progetti di digitalizzazione di fonti quando si potrebbe il più possibile spingere verso un riuso, una condivisione. Vero che in Italia c'è un timore incredibile a mettere a disposizione le digitalizzazioni delle fonti, cosa che in altri paesi non avviene, mi sembra che ci sia un po' più
apertura verso il riuso degli oggetti digitali a fini di ricerca, da noi o il watermark, o insomma strumenti vari diversi per impedire l'intelligibilità della fonte assoluta, però ecco, era un po' per il discorso di prevenire questi continui processi di digitalizzazione che spesso portano a dover buttare via appunto anni spesi ad acquisire materiali digitali e di cercare anche sulle digitalizzazioni di avere degli strumenti per poterle condividere invece che rifarle, ricostruirle. Ovviamente se anche dal pubblico c'è qualche riflessione, osservazione. Perché io mi riavvicino dopo tanti anni a queste cose e riavvicinandomi dopo tanti anni trovo gli stessi problemi di 10-20 anni fa, quando era 10 anni fa, forse 15, si parlava di web semantico, di interoperabilità, possibilità di condividere il più possibile, insomma. E l'impressione è che sia quasi un po' una Babele, lo dico da esterna, no? Che c'è questa idea di una Babele perché i progetti di digitalizzazione veramente sono lievitati, no? Nel corso di tutti questi anni, e poi questa difficoltà di uso, questa incapacità questa difficoltà di trovare un metodo condiviso e anche un modo per avvicinare questo, un settore che è specialistico proprio all'ennesima potenza, anche ad un'utenza che voglia utilizzare queste materiali. Io penso europeana, cioè, avete mai utilizzato per europeana? Io non sono mai riuscita a trovare qualcosa che mi interessasse o che fosse riutilizzabile sulla piana. Hanno creato questa montagna di dati e non si capisce a chi si rivolga, perché come specialista io non trovo, cioè non ho mai trovato niente, nonostante sia una navigatrice folle, no? Però questo è un problema che io avevo rilevato all'epoca del Petrarca in musica, che era nel 2006. Poi mi sono interessata ad altre cose, mi sono disinteressata a questo, ritorno e risento gli stessi problemi. Cioè, è veramente una questione, non si sa se c'è l'interesse di un settore a creare sempre, e ciascuno a creare un protocollo ideale, e però questo è, mi rendo conto che è quasi una Babele, no? E questa interoperabilità di cui si parla da tanti anni fatica a realizzarsi. E io lo dico da chi voleva utilizzare questi sistemi, io cominciavo sempre a leggere cose sul web semantico che sembrava la profezia, cioè un nuovo sistema per avvicinarsi a una ricerca intelligente, no? In rete. Però mi sembra che questa profezia poi si sia avverata, no? Siamo sempre alla ricerca di questa comunicazione dei dati. Scusate, io lo dico proprio da chi avrebbe bisogno che gli informatici fornissero una chiave chiare per utilizzare i dati. Sì, sì, è indubbiamente un problema dovuto, secondo me, appunto, da un lato, lato atenei o ricerca scientifica, spesso un po' dall'autoreferenzialità della progettualità o comunque il fatto che il progetto di ricerca sia l'esito, di un apporto individuale. C'è spesso difficoltà nell'istituire forme di cooperazione, come si diceva prima. Una di queste difficoltà è anche dovuta al modo in cui l'università è fatta, no? Per cui si ragiona per settori disciplinari, quindi ciascuno deve valorizzare il suo, la collaborazione è ben vista in termini di
progettualità europea, poi non però in termini di carriera individuale, per cui credo ci sia una frizione anche molto forte fra il finanziamento europeo, la progettualità a livello europeo e quello che però nel quotidiano il ricercatore si trova a dover affrontare e le regole alle quali deve sottostare. Quindi sicuramente questo credo sia uno dei problemi. A livello di istituzioni, il problema è che ciascuna istituzione ha tradizionalmente elaborato i suoi standard metodologici dagli anni 60, le biblioteche, gli archivi più o meno, e che sono diventati degli schemi per l'XML e che sono diventate delle ontologie per aule, per il web semantico, e nessuno ha voglia di piegarsi all'altro, quindi non fanno che nascere nuove ontologie, nuovi modelli, che di nuovo sono fortemente autoreferenziali, perché l'istituzione vuole rimanere legata alle sue tradizioni e non si piega al riuso. Quindi succede come in Europeana, che pur di cercare di far dialogare oggetti fortemente eterogenei sul piano del supporto materiale e quindi dei modelli di descrizione, si finisce a ridurre il modello di descrizione a un set di cinque categorie che non sono utili a nessuno, perché non sono utili a chi fa ricerca per trovare materiali, che non sono utili a... Ma forse ecco, in termini di terza missione può avere una qualche ricaduta europeana, perché effettivamente si presenta bene. Ecco. Questa è la mia sensazione, diciamo. Non so se ci sono altre riflessioni in questo senso da parte dei colleghi. Ah, facciamo un ultimo, qualcuno ha qualcos'altro? No, aggiungo soltanto sì, il panorama insomma abbastanza sconfortante sicuramente. Effettivamente a parte i problemi generali che sono stati individuati, la questione specifica dei problemi suscitati dai diritti di distribuzione delle immagini aprono un altro scenario apocalittico, non particolarissimo, proprio veramente proibizione, per cui Proibizionismo. ogni paese, ogni istituzione, ogni luogo ha le sue regole, sono punitive assolutamente, tranne rarissime eccezioni. E qui io confesso, cioè, mi sono pensato tempo, però per dire, moltissimi anni fa, nella notte dei tempi, appunto all'epoca in cui è stato fondato il progetto, che poi si è trasformato nel tempo, si parlava di quando nella mia gioventù, mi è capitato appunto di coordinare attività di un censimento appunto per la politica. Quindi l'unico progetto, tutti i progetti sulla documentazione musicologica sono cresciuti, sono tutti fatti, vanno molto diversi, eccetera. L'unico che è morto è quello per problemi, cioè morte, adesso insomma comunque diciamo che si è congelato, perché il problema fondamentale, cioè dell'acquisizione e messa a disposizione insomma delle immagini e dei 30 anni fa in Francia era impossibile, esistita addirittura una rivista specializzata in iconografia musicale che pubblicava testi senza immagini, perché la Réunion des Musées Nationaux aveva dei prezzi inaccessibili cioè quindi voglio dire la Francia è europeana d'impresa, è anche diciamo, una perla nera, diciamo, una collana che però non è e quindi il problema comunque della digitalizzazione messa a disposizione delle immagini credo che sia un problema ulteriore, diciamo, sullo sfondo di problemi. Io lo sento proprio, fare una cosa che non penso che vedrò nella mia vita la soluzione, perché effettivamente mi sembra che il particolarismo delle norme, delle varie
fare istituzioni così non solo non sia di merito, ma stia peggiorando. Per cui a fronte anche di singole istituzioni virtuose, come il Museo del Prato, che è uno insieme alla National Gallery di Londra, sono addirittura pochissime istituzioni che hanno messo a disposizione l'accesso e consentono anche la produzione. Infatti non mi occupo, per fortuna hanno grandi collezioni rinascimentali e quindi io lavoro soprattutto con i loro fondi. Però al di là questo è un particolare personale più rilevante. Però voglio dire che sia il singolo studioso, sia il gruppo di ricerca, perché esistono dei progetti importanti internazionali, anche nell'ambito del risultato nazionale di tecnologia, cioè lo stesso ritmo che si proponeva di fare il repertorio internazionale di produzione di campo, va sempre, e che all'inizio faceva le stelle cartacee, quindi poco cartacee, poi si è sviluppato in direzione digitale, sì, qualcosa si sta facendo, però non si riesce a decollare perché c'è questa porta blindata, invalidata, cioè come si fa a descrivere delle immagini senza farle vedere? Ah, lo so, sì, questo è... E allora questo però è un problema che effettivamente ognuno di noi come studioso, come coordinatore di studi nazionali e internazionali di ciò immaginario, cioè ci si confronta e ci si blocca quotidianamente. E credo che lui, e quindi soltanto per dire che quello che diceva Francesca Tommasi in un contesto culturale, cioè che sarebbe indispensabile comunque muoversi in una direzione di coordinamento non legato alla singola istituzione, ma magari nazionale. Io direi addirittura forse europea, perlomeno per se già ci riuscissimo intanto. Ecco, no, ma infatti sarebbe già tanto. Però per dire questo particolarismo della mia rispetto alla istituzione animale, per me resta cioè il Prado permette di accedere, di scaricare. Sì, no, il problema più tipicamente italiano. Forse l'Unione dovrebbe fare forza, questo senz'altro, e così giusto per chiudere con un'ultima riflessione e condividerla, forse se abbiamo detto la conservazione in qualche modo nasce nel momento stesso della progettazione del dato, quindi il dato va già, come dire, prodotto pensando alla sua preservazione e ai criteri, forse se ci spostiamo dal lato conservazione al lato fruizione, una strategia quantomeno che con Paolo stiamo cercando di individuare e auspichiamo possa essere vincente, è effettivamente sensibilizzare il più possibile la comunità e le comunità scientifiche all'uso dei dati digitali, non solo come mero strumento di fruizione appunto all'europeana con quattro dati, ma come oggetti della ricerca che rientrano a tutti gli effetti in una progettualità di ricerca, con anche una possibilità di una sorta di azione proattiva del ricercatore sugli oggetti digitali, e quindi con una finalità davvero di costruire un ecosistema inteso anche come capacità e possibilità fornite a chi fruisce quei dati di poterli non solo fruire ad alta qualità, ma su questo non abbiamo dubbi, ma poter diventare anche un produttore attivo di nuova conoscenza avendo uno spazio di ricerca, non solo uno spazio di fruizione dei dati, ma anche di produzione di nuova conoscenza, visto che appunto le tecnologie del web semantico dovrebbero metterci in condizione di poter anche muoverci in questa direzione. Forse, diciamo, sensibilizzando il più possibile le comunità scientifiche, almeno si ha un appoggio. No. Non siamo sempre
piccolo numero ristretto di sostenitori, ma si allarga il team. Se Paolo, visto che... Beh, sicuramente questo è un tema che proprio per uno degli argomenti di oggi è rilevante, cioè per il REPIM sarebbe, credo, due principali creatori, magari mi contraddiranno, potrebbe essere interessante proprio aprire il REPIM al contributo della comunità. Appunto, sicuramente conservazione del dato non può essere mera preservazione dell'esistente, ma significa avere propria manutenzione, intesa in termini informatici, che significa manutenzione correttiva e manutenzione evolutiva, no? Quindi preservazione vuol dire mantenere vivo il dato, quindi banalmente aprire alla comunità la possibilità di integrarlo dove è un uso, estenderlo dove necessariamente deve essere esteso, ma anche di correggerlo, no? Quindi di fatto aprire a una consultazione che diventa interattiva con la comunità dell'utente. Però questo ovviamente apre, sappiamo bene, tutta una serie di altre problematiche. Beh, no, poi è chiaro che anche lì bisogna elaborare dei protocolli di gestione, ovviamente. Però se pensiamo a quella che è, cioè se io penso adesso ad oggi qual è l'applicazione che, diciamo, nel campo delle digital humanities ha avuto più successo, mi viene da dire che al momento è Transcribus. Perché? Perché chiunque può andare, caricare l'immagine digitale del manoscritto, ottenere una prima forma più o meno buona di trascrizione, però è una delle applicazioni che vedo va di più, perché effettivamente c'è un intervento attivo di chi fruisce l'applicazione. È chiaro, con tutta una serie di attenzioni nel fare questo tipo di operazione, ma l'arricchimento ad esempio del metadato sulla base del punto di vista anche di professionisti diversi, di esperti diversi, di specialisti diversi, o avere meccanismi di annotazione delle immagini, estrazione automatica di entità attraverso l'annotazione delle immagini. Ci sono forse un po' di operazioni che si potrebbe pensare di fare sulle raccolte digitali esistenti per rendere la comunità ancora più engaged, coinvolta. Posso soltanto aggiungere una piccola testimonianza, cioè richieste di colleghi di partecipare alle attività del progetto, sia a Repim sia l'altro Corago, ricevo anche abbastanza, però io non ho lo strumento oggi per mettere i colleghi nella condizione di collaborare, perché credo che di questo siamo consapevoli tutti, cioè da soli facciamo un pezzo di strada, ma la strada è così lunga e larga che sicuramente la collaborazione di altri colleghi a completare, a arricchire dati i sistemi formativi che abbiamo messo in piedi sia sicuramente un beneficio per tutti, non ho dubbi a questo riguardo, non ho idea di come si possa fare. Dacci qualche anno, ci proviamo, poi non è detto che ce la facciamo, però ci proviamo. Non so se ci sono altri commenti. Io posso semplicemente dire che sono felicissimo di come oggi sia andata la giornata, perché abbiamo avuto l'occasione appunto di interrogarci, di presentare le cose che in tanti appunto produciamo in questo ambito, ma soprattutto di interrogarci su come riuscire a preservare questi materiali che abbiamo prodotto, e credo che la parola ultima che ha pronunciato Francesco sia quella fondamentale, cioè sensibilizzare i colleghi al problema. Perché questo è un problema sostanzialmente di natura culturale. Non abbiamo la consapevolezza della necessità di assumere atteggiamenti utili per conservare tutto il lavoro che abbiamo svolto e continueremo a svolgere nei prossimi anni. Credo che questo sia davvero la parola conclusiva e di prospettiva con la quale possiamo, credo, chiudere la giornata di oggi. E ringrazio tutti per aver partecipato. Amedeo! Sono qua! Ciao carissimo!
resisto. Bravo! perché alla mia età non saprei che fare. No, scusa, a parte le battute. Ma mi sentite? Sì, sì, ci siamo. Vi ringrazio moltissimo e vi faccio i miei più affettuosi auguri. Per me è stata una giornata anche di emozioni, tornare indietro di tanto tempo. Ad Angelo manderò poi la scansione di quel verbalino. Grazie. Stai in gamba. Stai in gamba. Tieniti su. Grazie, buon lavoro. Saluto anche tutti gli altri colleghi. Ciao Jesse. Thank you everybody. A wonderful. Ciao. Ciao ciao. Evviva. Grazie. 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 Grazie a te.